<coughs> okay. La diretta è partita adesso mi devo andare a cercare eccomi mi sono trovata subito come sono brava sono precisa le 21 e un minuto il tempo di far caricare la live Adesso attendiamo che qualcuno sbuchi. Buonasera, oh ce ne sono già quattro. Non so chi sono, che ancora non me lo dice, ma quattro ci sono. Lucia, buonasera. <ride> Sabrina, buonasera, Gabri, buonasera. <ride> Eccoci nella live del venerdì. Stasera non avevo sagre, quindi sono tornata al venerdì. <ride> Emanuela buonasera. Allora, Fiol, di che parliamo? Può succedere che durante la live <coughs> appunto io parta di tosse abbiate pazienza, ma sto mezza sminchiolata con una semi bronchite. Maura buonasera, Desi buonasera, Federica buonasera. Ho caldo? Boh, perché sono sudata? Ma non lo so più, non so se è il caldo, se sono gli antinfiammatori, l'antibiotico tutto quello che sto piando non se ne può più speriamo che non mi parta il concerto di tosse che quando comincio vado avanti per mezz'ora un'ora finché faccio così me ne frega niente ma sono due giorni che anche stasera dormo domani perché appena riesco ad addormentarti parte il concerto <ride> è perché non dormo non è che sono sbattuta per altri motivi semplicemente perché in due giorni ho dormito quattro ore perché andavo a dormire crollavo a un certo orario niente un'ora un'ora e mezza due e poi occhi sbarrati una tosse infernale mi dovevo per forza alzare perché continuavo a tossire da sdraiata Stavo fino alle 5, 5 e 5:30 in piedi, poi riuscivo a dormire di nuovo un'ora. Poi mi devo alzare per forza perché ho cose da fare la mattina. E quindi stasera sono io il color cadavere, altro che quelli che vedo. Ma a parte la mancanza di sonno e qualche occhiaia da panda, per il resto, insomma, sopravvivo. <ride> È una rottura di scatola, anche perché finché sto dritta, a parte questi tossicchini, non ho nient'altro. Buonasera, Patrizia. Ma infatti è una mezza bronchite. In effetti la dottoressa di casa mi ha dato proprio la terapia per la bronchite. Con gli antibiotici e l'antinfiammatorio in concomitanza. Perché tanto se non fa bene, male non fa. Dato che penso di essere tutta... Intasata, e infiammata, Ale, buonasera. <ride> Stefano, buonasera. Già, io chiedo una cosa: le frequenze che vibriamo fino a, fino a che si è per mezzo del PC è tutto bello. L'altra amica, comprensibile, l'altra è amica comprensibile, ma quando c'è la possibilità di conoscersi di presenza, è una grande delusione per questa cosa. Non ho mica capito, Desi, cosa intendi? Io chiedo una cosa: le frequenze che vibriamo fino a che sia per mezzo del PC è tutto bello e l'altra è amica comprensibile, ma quando c'è la possibilità di conoscersi pre di presenza è una grande delusione per questa cosa. Non ho capito cosa intendi, forse che. Eh, alcune persone sembrano chissà cosa quando sono in, sul pc e poi di persona invece sono tutt'altro e eh, quello purtroppo è il mondo del web in tutte le categorie non è una questione di paranormalità o meno ma in tutte le categorie e in tutte le presentazioni Ho avuto una brutta esperienza con un insegnante che di presenza non è quello che dimostrava, purtroppo c'è pieno soprattutto il web, lo sai perché? Per la questione che soprattutto per quanto riguarda: ciao Stefi! Per quanto riguarda appunto i maestri di vita, ora, io ovviamente parlo solo della questione de, 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 dei personaggi del paranormale, ma in generale un po' in tantissimi <ride> luoghi e tematiche. Perché? Perché fanno presto, perché copiano e incollano, perché parlano a pappagallo riportando cose lette sul web, cercate sul web, sembrano chissà cosa. Poi quando ce li hai di fronte e ci parli, non sanno una ceppa di ceppa. <ride> È uno dei motivi principali miei, che a me piace sempre dimostrare la verità delle cose, o perlomeno quello che riesco. A dimostrare come verità delle cose, è certo, Gabri, proprio per quello io faccio le live dovunque posso, in modo che a qualsiasi domanda io sono in tempo reale a rispondere, non mi metto a fare googlate o a rispondere magari mezz'ora dopo, un'ora dopo per andarmi a cercare l'argomento. È lo stesso motivo per cui quando a volte. Faccio i video insieme con Solix, con Giovanna Lucido, con tantissimi altri amici e conoscenti eh, che mi chiedono di cosa vuoi parlare, hai qualche argomento che ti, ti vuoi preparare? Ti vuoi... Io dico sempre no, parliamo a ruota libera, quello che è, eh, tanto non me ne frega niente, io non mi preparo nulla, quello che so lo so, quello che non so perché succede che non sappia delle cose, dico molto chiaramente che non lo so e guarda al secchio. Perché non sono onnisciente. Se ero onnisciente, onnisciente a quest'ora o ero un immortale di terra, o ero perlomeno ricca sfondata. Invece ho le pezze al culo e prima o poi morirò. Quindi, per cui non sono onnisciente. <ride> Elena, buonasera. Cristina, buonasera. Buonasera, Felicita. Stefi, buonasera. <ride> Purtroppo. Essendo che appunto il web è tutto con tempistiche tali da permetterti di fare ricerche, di crearti persino le immagini ad hoc, io vedi appaio con lo shampoo scaduto. Come ha detto un haters in una delle mie live. Graziella, ciao, buonasera. Perché durante il giorno sono in giro, sono a lavorare, inoltre, ho i capelli grassi. E di sicuro non mi metto di corsa a lavarmi i capelli tutte le sere per fare le, le, le apparizioni come se fossi appena uscita dal parrucchiere, manco le sopracciglia mi mezzo più fatte. Sono un riccio, eh, pff, non ho tempo, non tengo tempo. I reghera non tenevano denaro, io non tengo dinero, io non tengo tempo. Settimana scorsa ho avuto due episodi strani in casa. Come d'abitudine, la prima è lunga, la seconda è stata. Il comodino che ha traballato per 4 secondi non era terremoto, altrimenti le boccette di profumo a un metro di distanza avrebbero traballato la gatta. Era nel panico, gli altri due dormivano. Basta il palo santo? No, il palo santo non serve a nulla. Se, Se erano delle entità. Il Palo Santo alle entità non fa nulla, non serve a niente per l'entità, pulisce solo le negatività, ma le, le entità ci passano attraverso, e se era il piccolo popolo che faceva dispetti, ancora meno perché il piccolo popolo sono creature vive e vegete. <coughs> per allontanare eventuali entità, ma solo quelle di un certo tipo, quindi solo quelle che diciamo non sono simpatiche non è che siano pericolose però non sono simpatiche ci vuole dell'essenza di giglio in giro per casa che le tiene lontane ma tiene lontano solo quelle non simpatiche i defunti possono andare dove gli pare non c'è modo per mandarli via quindi se hai un defunto che vuole farsi notare tu tieni non ce ne modi per costringere un defunto ad andarsene se invece hai il piccolo popolo ti basta mettergli un'offertina per loro. Quindi un piattino con sopra un po' di fruttina secca, sgusciata. Un biscottino, qualche perlina luccicosa colorata. In quel modo lì loro sono contenti perché gli piacciono quelle cose. <coughs> e non ti fanno più dispetti. <coughs> si ridi, carola. <coughs> Infatti, ti mi piace per questo e soprattutto non cambi quello che dici dopo tempo. Le cose sono sempre uguali e non tutti sono così. Se una cosa è così, è in un certo modo non la puoi cambiare. Cioè, o è così o non la conosci, <coughs> puoi cambiare idea, eh! <coughs> Scusate, vi <mi> avevo avvisato <coughs> che stasera era un po' così. <coughs> Dicevo, puoi cambiare idea. Ad esempio, io ho sempre sostenuto che tutto quello in cui non credo, non credo perché non l'ho mai visto. Io non credo agli UFO perché gli UFO non li ho mai visti. Se domani mi atterra un'astronave davanti e mi scendono i visitors, è ovvio che comincerò a credere anche agli UFO. Quindi solamente gli imbecilli non cambiano idea. Però un conto è cambiare idea e un conto è dire che una cosa è in un certo modo perché lo è. Allora in quel caso lì o lo è o non lo è. Non puoi avere divergenze. Ah, ecco, ciao Cri. <coughs> Ma sì, Graziella, io sono molto. così. Io sono proprio così. Non mi piace apparire nel senso che non mi piace fingere di fare, di essere di. Io sono come sono, come diceva un noto detto degli anni Ottanta, chi mi ama mi segua. Poi continuava e fu così che partì sola. Ma quello è un altro paio di maniche. <ride> il paranormale ha rovinato l'animo e il carattere delle persone. Molti si svegliano una mattina. E si credono ricercatori non sanno minimamente cosa fanno e cosa stanno trattando ma si ritengono i migliori sfruttando i vari strumenti che comprano senza sapere nemmeno la parte pratica in merito tu cosa ne pensi <ride> assolutamente poi appunto in quelli che si definiscono ricercatori ma non solo eh, anche in quelli che si definiscono maghi streghe esoteristi ritualisti e tutto ciò che non ha delle basi solide di prova verso il mondo ci sono. 18.000 ciarlatani e due buoni, io e Ghost Hunters, togliendo eh, Candida col suo canale, una delle mie che tra l'altro, con sorelle di Congrega che chiamo anche La Matre per giocare, e, un altro amico che si chiama Daniele. Mm, ma poco, poco, poco seguivo Gianluca Zori, 3-4 ghost hunters veramente validi li ho conosciuti. Ma poi diciamo che nella ressa, nelle tante persone che tentano di fare appunto questo tipo di ricerca, un buon 75-80% anche in quel caso hai ragione tu, spazzatura e basta. Dammi buonasera. Essenza di Giglio non trovo qua in giro Guarderò su Amazon Su Amazon, su Ebay la trovi sicuramente <coughs> Anche io ho pensato fossero i miei nonni Non so perché Ok, metto fuori un po' di frutta secca Sì, se sono il piccolo popolo Con la frutta secca la loqueti L'importante è che gliela metti sgusciata E non intera col guscio Se sono entità che vogliono rompere le scatole Entità del basso astrale Che quindi sono entità non proprio simpaticissime con l'essenza di giglio se ne vanno se sono defunti restano ma loro in quel caso lì vogliono solo farsi notare non è che vogliono farti rischiare qualcosa poi è ovvio che magari il cane e il gatto se li sentono li vedono si spaventano perché non conoscono quella sensazione antonella buonasera andrei buonasera <coughs> ciao debbie buonasera come lava, come ava, ava, come lava <ride> Come faccio ad allontanare i vicini di casa <ride> Sembra uno scherzo ma magari ci fosse qualcosa Beh, teoricamente allontanare qualcuno è sempre un ledere il proprio libero arbitrio E quindi non è che io sia molto concorde con quel tipo di pratiche Puoi però fare una cosa Puoi <coughs> fare delle richieste all'universo che i tuoi vicini, che ne so, abbiano una vita migliore, diventino ricchi, trovino una casa migliore per loro. In quel caso lì tu gli stai mandando del bene, ma in contemporanea te lo fai anche da solo perché se trovano una casa migliore portano via le balle. Avrei una domanda, c'è qualche entità o altro che lascia un odore brutto tipo di marcio? No, felicità. Eh quelli sono dicerie: moltissimi che appunto copia e incollano in giro per il web danno degli odori specifici a delle entità, quindi eh, l'entità satanica o demoniaca puzza di zolfo, eh, l'entità malvagia cioè, <coughs> puzza di marcio, eh, il profumo di fiori e padre Pio, qualche santo o qualche angelo. Invece, sono tutte balle che si inventano per il web. In realtà. Quando è un'entità a farci sentire il suo odore di proposito è perché quell'odore a noi in prima persona ricorda qualcosa. Molto spesso le entità che rilasciano l'odore di decomposizione, in questo caso che è un odore di marcio ma un odore di marcio agrodolce, lo fanno semplicemente come se ti stessero dicendo sono il morto, ti ricordi di me? quindi mm, non c'è una statistica odore tipo di entità ecco Dani buonasera fuma fuma, sempre sempre <ride> Federica buonasera la Dani volevo dire che non arrivavi stasera figurati se non arriva la mia prezzemolina stregaccia del segnetto malefico buonasera, io sp vedo spesso dei cuori cosa vuol dire? I cuori sono sempre dei segni proprio inviati dai defunti e sono sempre defunti che sono legati a noi. È proprio il loro modo per dire ci sono, sono qua, ti sto vedendo, sono intorno a te, per, farsi, per farti capire che sono proprio lì, che ti stanno fisicamente vedendo. <coughs> Idem tutti i giorni. Comunque, una domanda seria nel mio cervellino. Ce l'ho da un paio di giorni. Le prese aspetta, che mi sei salita, <coughs> le prese in casa mia non vanno. Una addirittura ha preso fuoco prima ancora di farmi il caffè. A prima mattina tanti mi dicono che sono entità negative o negatività. Aspetta, che mi è salito in, in casa è possibile che lo sia? Allora, negatività in casa: no, c'entra nulla con le prese del, della corrente o con i tubi dell'acqua o con quant'altro, che possano invece esserci delle entità estremamente energetiche o qualcuno di vivo e vegeto. Che, per esempio, mio figlio, quando entra in crisi e si incazza tanto e gli, gli saltano i 5 minuti, le lampadine lampeggiano. <coughs> E quello può essere però non è detto che sia solo quello potrebbe anche essere invece una qualche presa di casa che sta entrando in cortocircuito e quindi va a toccare tutto il sistema dell'impianto ecco io prima di pensare a delle entità chiamerei un elettricista con un tester e gli farei un attimo visionare l'impianto tra l'altro ci hanno preso i cacciaviti a tester dove vedono dove eventualmente ci sia qualche corto o meno e roba proprio di 20 minuti di lavoro. Volevo farti una domanda. In una diretta hai detto che non si possono avere tutti insieme amore, soldi e salute, ma solo due di queste alla volta. Come mai? Allora, aspetta, Sabri, perché c'è un po' di confusione. <coughs> Scusa. Allora, non solo due alla volta, ma intanto potresti averne una sola. C'è gente che non ne ha manco una. Tutte e tre insieme non si possono avere per tutta la durata di questa vita terrena. Quindi più si fa spazio una delle tre, più almeno una, a volte anche due, dipende dall'importanza che per noi ha quella cosa, tende ad allontanarsi, tende a smettere. Quindi non è che non possiamo mai avere amore, soldi e salute, ci sono dei brevi periodi in cui magari possiamo avere anche tutte e tre le cose ma sono brevi periodi, poi nell'arco del resto della vita una delle cose, a volte anche due, finiscono e se ne vanno è possibile che dopo un po' che vedo le ore doppie a me portano sfiga? non credo che sia una questione di sfiga, credo proprio che sia che le vedi perché ti stanno avvisando di un qualcosa tu però poi non capisci di che, per che cosa ti stanno avvisando e nel momento in cui accade purtroppo non ti eri preparata prima non è una questione di sfiga anche perché la sfiga non esiste come la sfortuna la fortuna non esiste proprio ieri sera a proposito di odori a un certo punto in sala abbiamo sentito un forte odore di incenso è durato per qualche minuto era molto forte Sì patri quello lì succede eh, io ho una signora che mi appare ogni tanto in giro per casa ma io mi accorgo che sta per sbucare e la chiamo la lavandaia. La chiamo la lavandaia perché, molto prima che arrivi lei, arriva già un odore fortissimo, tipo coccolino Vernelle, <ride> ma proprio forte. E quando arriva quell'odore lì, so che dopo un po' lei gironzola per casa. La chiamo la lavandaia perché mi sembra che arrivi con il profumo appunto di Ammorbidente. Sì, ma l'hai vista la mia immagine del profilo ma no, a volte penso che i defunti che ho scavato mi perseguiteranno per averli messi in luce <ride> a prescindere che l'ho vista ora la tua foto profilo non ci avevo fatto caso bellissima no <ride> e i defunti recuperati a livello archeologico vengono sempre poi messi in situazioni nelle quali sono esposti al pubblico e quindi per loro un corpo ritrovato e messo in una sorta di museo, di teca, dove può essere ammirato da tante persone, è solo che è energia in più che gli arriva, quindi non si arrabbierebbero mai. Patrizia buonasera ciao scusate sempre stasera è così allora io dopo la morte dei miei nonni ho intrapreso pienamente la mia ricerca verso questo campo per darmi delle risposte però a differenza di altri sono ben informato sul campo e sulla strumentazione da usare ho il buon senso di ammettere le cose come stanno, senza problemi, ma soprattutto non uso strumenti che contaminano eventuali rilevamenti. Sarà un caso che non trovo risposte concrete giustificat e giustificate sulla presenza di eventuali entità o anime dei luoghi in cui ho svolto le mie ricerche. Allora, Stefano, è un discorso estremamente complesso. Intanto ci sono dei luoghi comuni che girano per i ghost hunters che eh, tendono a dare delle aspettative che non ci sono. Nel senso, l'entità, le quando tu vedi un'entità, non è perché lei si vuole mostrare a te. E questa qua è un'idea che hanno tutti. Perché mi è apparsa? Perché si è fatta vedere proprio da me? No. Uno può darsi che quell'entità era talmente energetica da riuscire a essere intravista. Due, potresti essere tu ad avere le capacità visive, io per esempio ce l'ho, per poterle vedere a occhio nudo, <ride> ma sei tu che li vedi o non li vedi, non sono loro che si fanno vedere, non hanno quel tipo di possibilità di scelta. Poi appunto la ricerca giusta è sempre quella, parti sempre come scettico finché non riesci a provare il contrario, io anche faccio così. Io qualsiasi cosa noto, vedo, succede, leggo, a volte rispondo anche alle persone, prima di partire con il paranormale, parto sempre con tutte le spiegazioni logiche possibili. Poi se proprio la spiegazione logica non c'è, allora inizio a pensare che possa esserci un qualcosa di paranormale. Però sempre prima la logica e la conoscenza di ciò che stai facendo. Sei riuscita a dormire un pochino? No, a dormire no. In effetti, si vede, sono color fantasma. La tosse sta lì. Però ho cominciato la terapia per la bronchite. Mo' vediamo come va. Grazie mille, delle Il problema adesso è trovare un elettricista. Buono, se lo devo pagare, uniamo l'utile al divertimento. Rido per non piangere, ma ti capisco. Sto vedendo i tuoi vecchi video, in uno hai detto che avresti spiegato cos'è il sangue dorato. Cos'è, se ricordo bene? Il sangue dorato è un tipo di sangue umano che non contiene emoglobina e quindi non è rosso. Prende proprio un aspetto giallognolo e questo lo fa essere chiamato dorato. È rarissimo mi pare che in tutto il mondo ci siano dichiarate <coughs> neanche 200 persone ed è un sangue universale perché non ha eh, l'RH può essere donato a tutti il problema però è che non possono riceverlo dagli altri. Un, una persona che ha il sangue d'oro può riceverlo solo ed esclusivamente da un altro donatore di sangue d'oro. E, e lì poi c'è eh, tutto una, una, uno studio su questo cambiamento, diciamo, delle, della struttura genetica di questo sangue. Ma in realtà ci sono delle condizioni genetiche oltre al sangue d'oro. Ci sono delle condizioni genetiche estreme in alcuni posti del mondo. Ad esempio, c'è una parte, un, un paese in Sardegna dove il colesterolo non esiste, ma proprio non esiste, nel senso che la gente nel sangue non ha il colesterolo né buono né cattivo, non hanno proprio fisicamente il colesterolo. Ed è una condizione genetica. Ci sono delle condizioni genetiche che, ad esempio, rifiutano e non ti fanno attaccare le epatiti. Tu puoi scambiarti tutto il sangue via salasso con una persona malata di epatite, ma non te la prenderai mai perché hai dei coenzimi nel tuo sangue che distruggono immediatamente quel virus. Le condizioni genetiche umane particolari. Con dei sangui o del, dei sistemi immunitari particolari diversi dal normale, ce ne tantissimi. Normalmente, essendo che sono fattori di eh, cambiamento genetico, sono sempre rilevati grosso modo negli stessi gruppi etnici e spesso negli stessi paesi o comunque nelle stesse zone del mondo. Sabri, buonasera. Sapevo che l'avreste apprezzata la foto proprio, l'ho messa solo per te, è bellissima Metterei la firma per potermi fare una foto così Buonasera Anna Mi sai dire perché nonostante io cerchi di conviverci il panico mi crea sempre disagio? Si tratta di energia Allora, il panico in che senso Anna? Hai paura di un qualcosa che ti succede o soffri proprio di <coughs> attacchi di panico? Perché non è chiaro dal, dal tuo commento. <coughs> Grazie Sveva, volevo chiederti anche un'altra cosa. Ho sognato il volto di un mio zio defunto che adoro, ma era in basso, come se uscisse dal pavimento. Mi ha sorriso... E ho sentito il solito amore che avevo per lui. In quel momento il volto si è trasformato nel volto di un altro defunto che detesto tutt'oggi. Il suo ghigno era grande e i denti erano a forma di triangolo, <coughs> come fosse uno squalo. E mi è arrivato il sentore e mi dicesse: Ti ho fregata. <coughs> Lo detestato ancora di più, è un uomo che non riesca a perdonare. Può essere diventato cattivo anche di là? Beh, guarda, non è questione di essere cattivi, però sì, la caratterialità non cambia, quindi se uno era stronzo in vita, più che altro, rimane stronzo anche da morto. <coughs> Speriamo di non portarmi anche la bronchite di là io. Comunque sì, la caratterialità non cambia. Cambia il carattere che si è formato a causa delle esperienze di quella vita materiale, ma l'indole personale dell'anima è sempre quello. Quindi ci sono defunti che sono più simpatici, defunti che stanno sulle palle, defunti che sono più buoni, defunti che sono più rompipalle, stronzi e quant'altro, sì. ma gli animali quando muoiono dove vanno? Nella stessa quarta dimensione dove andiamo noi. Anche se l'anima animale ha, diciamo, delle zone particolari dove ci sono de degli altri tipi di entità, normalmente chiamate tutelari, <coughs> che, diciamo, li aiutano per quanto riguarda le scelte e certi percorsi. Non essendo anime ragionanti, perché le anime animali, almeno per quanto riguarda le anime degli animali sul pianeta Terra, sono pensanti, ma non sono ragionanti, perdonami la domanda personale, ma la tua esperienza di vita di vedere i defunti per te è un dono o un problema? A seconda dei casi. Dono io non l'ho mai chiamato, <ride> la chiamo peculiarità, cosa particolare. Ma dono proprio dono si sì, implica regalo, e quello è tutto tranne che un regalo. Eh, a volte mi ha scocciato, a volte ero contenta di poter portare un aiuto, una mano a qualche anima, a volte mi ha creato anche dei problemi a livello proprio di, di pensiero perché comunque tante esperienze di tanti tipi non sono proprio facili da accettare, facili nel senso che io sono nata così e quindi i defunti li vedevo già da piccola, piccolissima, che mi ricordi io, 3, 4 anni, 2 anni, già li vedevo. Ecco, ma il defunto non prende mai in considerazione il fatto che si sta rapportando con chi. Quindi non gliene frega una mazza se si sta rapportando con un bambino, con un adulto, con un anziano e via dicendo. Il defunto ci tiene tanto a raccontare la sua esistenza, come è morto, cosa gli è successo, per cercare di farsi ricordare o per cercare che questi racconti vengano portati avanti, che ti racconta tutto. Quindi questo cosa succede? Succede che quando hai 4, 5, 6 anni conosci dei tipi di morte e dei tipi di cose che possono accadere alle persone, che un bambino normale che guarda solamente i cartoni animati tipo poco io non li conoscerà mai fino ai suoi 15 16 20 anni e queste cose diciamo che sono un po pesanti a volte da comprendere e da accettare per dei bambini quello sì eh, Giuseppe io non faccio veggenze buonasera Leonora Anna buonasera <coughs> E ho letto Giuseppe per la tua carriera ma io non faccio veggenze Carola! Perché ridi? Cosa ridi? Mi fai ridere? C'ho la tosse Buonasera Simo Gio' buonasera Ancora Vabbè andiamo avanti Elvira buonasera Prego Stefi Non lo sapevo quanto si impara Beh, tante cose a volte non le sappiamo semplicemente perché non ci soffermiamo abbastanza anche a ragionarci sopra. Perché alcune situazioni, <coughs> se uno ci ragiona, diventano estremamente semplici da comprendere. È proprio per questo che nei miei video cerco sempre di non di dire la mia e che uno mi deve credere per forza perché ho la faccia di una che... Che va creduta <ride> nei miei video. Io spingo sempre, le, racconto le mie idee, racconto le mie esperienze, racconto quello che so, ma poi sottolineo di continuo che dovete trarre voi le vostre di, 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 con, di congetture, ci dovete ragionare sopra alle cose che vi vengono dette. Anche perché io ti dico, ascoltami, quell'altro ti dice, no, ascolta me, quell'altro ti dice, ma non è così, è nell'altro modo. Quindi alla fine, se segui tante persone e se ti interessa un determinato argomento, vai ad ascoltare più persone. Io, per esempio, non ascolto quasi mai, lo dico sempre, altri medium, soprattutto contemporanei. Ho letto libri su medium del passato, eccetera perché potevo farmi un'idea su quelli contemporanei io difficilmente vado ad ascoltarli o a sentirli ma questo perché perché le mie esperienze personali non collimano mai con quello che dicono loro fatta eccezione per qualche raro personaggio c'è cioè quella signora anziana che mi dimentico sempre come si chiama su youtube che io adoro e nonostante anche lì qualche esperienza cozzi un po' con le mie, e lo ammetto, ma nell'insieme di quello che racconta ho rivisto moltissime mie esperienze, quindi è già una di quelle persone a cui io <coughs> tendo comunque a credere abbastanza rispetto a tantissimi altri. Eh, lo dico spessissimo, per esempio, quei medium, tra virgolette. Che partono sempre con eh, oh, vedo attaccato a te. Attaccato a te perché vabbè vedo attaccata a te, tua nonna. Ma quanto ti ama, quanto ti vuole ti protegge. È sempre lì vicino a te. Io queste cose non le ho mai viste. Sono sincera. Ho visto la nonna di Tizio, il nonno di Caio e il cugino. Di Sempronio, ma nessuno di loro mi ha mai detto: digli quanto lo amo, digli che lo proteggo anche perché i defunti non te possono proteggere. Da che te proteggono? Sono Mica sei loro. Sono morti. Non possono nemmeno toccare le cose materialmente. Figurati se te possono proteggere. Ecco, io quelle fanfaronate lì da, da film non le posso sentire. Allora, quando leggo che qualcuno, ecco, brava Cristina, la Tupini, Gabriella Tupini, Gabriella Tupini è una delle poche che io mi levo tanto di cappello, perché veramente quando racconta i suoi episodi, le sue esperienze, le sue idee, ci trovo moltissimo delle mie esperienze. Quindi è una delle pochissime persone contemporanee che mi fa piacere veramente ascoltare ogni tanto. E eh, ho anche poco tempo, quindi non potrei mai mettermi ad ascoltare chissà cosa o chissà chi. Però ecco, la Tupini è una di quelle persone che è degna proprio della mia stima quando racconta, nonostante qualche cosina io l'abbia vissuta in maniera diversa. Ma lì ci può essere la questione, siccome il mondo del, del, dell'invisibile è palese ai tuoi occhi al 70%. Il restante 30% circa, tra virgolette, è a tua interpretazione. Quindi ci può essere che, in base alla cultura, all'età, al modo di pensare quant'altro, io interpreto una cosa che è accaduta in un certo modo. E un altro potrebbe interpretarla in maniera leggermente diversa. Ci sta. Ma quando uno mi racconta un'esperienza e ha visto determinate cose che ho visto anch'io, perché ho fatto quella determinata esperienza, se questo lo vedo nero io e lo vedi nero tu, vuol dire che è nero è! Eh? Ecco, e su quel lato lì la Tupini mi piace tantissimo. Noi eva ti ammiro davvero per quello che hai detto. Hai la calma e la fermezza di una vera ricercatrice. Si vede che ti piace davvero questo argomento. Non dai niente per sicuro e certificato. Ti fai domande per trovare delle risposte senza attribuire con certezza che sia dovuto da un fenomeno soprannaturale. È per questo che sei una delle poche persone alla quale mi sento di dire ti rispetto. Grazie davvero, Stefano. In realtà credo che sia la base assoluta. Io faccio ricerche. Spesso faccio tante ricerche eh, e cerco sempre di acchiappare qualche prova, <ride> non tanto per me, nel senso che il mondo dell'invisibile, perlomeno i defunti, io parlo di defunti adesso, non parlo di altre questioni. Ma per quanto riguarda i defunti, io personalmente per me ho le mie certezze, ma voglio sempre cercare di dimostrare anche alle altre persone cosa sia il mondo della medianità e quindi faccio ricerca proprio nella speranza di trovare dei possibili spunti da far vedere agli altri però appunto eh, sono sempre la prima a dire anche in base a cosa accade alle altre persone prima di tutto ragionate su tutte le possibilità materiali che possono aver fatto apparire quell'evento Solamente quando è escluso è come il discorso delle malattie, dei problemi di salute. Ho fatto persino un video sul mio canale e l'ho intitolato Vai dal medico. Perché? Perché purtroppo tanta gente molla le cure mediche per fidarsi del santone di turno che gli dice no, tu c'hai una maledizione, no, tu c'hai una fattura, no, te stanno facendo impazzire. No! Prima, sempre e solo dal medico. Anzi, da più medici, se uno non ci capisce tanto cambia dottore. Ma i dottori sono la base di tutto. Prima di tutto la medicina e non lasciare mai la terapia ufficiale per, per pseudoterapie trovate in giro. Mai. Poi, appurato che se hai un problema di salute, nessuno trova niente, non c'è nessun nessuna terapia in ballo, <coughs> nessun medico ci capisce, puoi pensare anche di fare un controllino esoterico, ma solamente alla fine, è l'ultima spiaggia. Io ho visto persone convinte di avere delle fatture perché magari avevano di punto in bianco, queste sono le più classiche, di punto in bianco era, avevano iniziato ad avere degli sbalzi di umore tremendi, si arrabbiavano per niente, avevano crisi di ira, crisi di rabbia, eh, erano agitati, erano, entravano in ansia per niente. Convinti di avere delle fatture, avevano delle infezioni al fegato o al pancreas. Perché il fegato infettato, anche da un'epatite A, che è quella che te pigli quando mangi le cozze, porta squilibri all'umore. Quindi, prima di pensare mi hanno fatto qualcosa perché prima non ero così, vatta a fan check up, controlla bene tutto. Chiedi un parere anche a chi ne conosce di più, ma sempre medici. Medici, infermieri, l'amico che lavora all'ospedale, va bene tutto, ma chiedi dei pareri. Non stare subito ad andare dallo stregone di turno. Che ti piglia 200 euro per dirti che c'hai una fattura e poi tu muori con l'intossicazione al fegato. E hai perso anche i 200 euro. Anche se da morto te ne fai ben poco. Ok, attacchi di panico. Eh, gli attacchi di panico di solito scaturiscono da degli eventi estremamente traumatici che noi abbiamo vissuto. A volte magari possiamo anche averli eh, dimenticati, magari perché avuti, eh, ti parlo proprio a livello psicologico, magari avuti nell'infanzia, e poi dimenticati però possono anche derivare da delle memorie animiche di vite precedenti, quindi da cose sempre traumi accaduti però nelle vite precedenti e di cui la nostra anima per qualche motivo inizia a ricordarsi e questo ci porta a questi attacchi di panico. Lì le due soluzioni migliori, secondo me, sono quelle di Parlarne intanto con un bravo psichiatra, perché lo psicologo può aiutare, ma lo psichiatra è un medico ed è tutt'altra cosa, con tutto che anche la terapia poi cognitiva psicologica ha il suo perché. E iniziare proprio a fare anche un percorso o di meditazione regressiva, o se non si riesce da soli, affidarsi a qualche bravo ipnologo regressivo. Ad esempio, qui sul gruppo c'è Elvis, che lui fa proprio questo tipo di cose. Ed è peraltro bravissimo in quello che fa. E l'ipnosi regressiva o la meditazione regressiva, che poi viene anche chiamata autoipnosi, aiuta proprio ad avere dei ricordi specifici sia dell'infanzia, questa e quindi magari ricordi che avevamo dimenticato, ma che possono aiutarci a farci capire perché abbiamo certe questioni nella mente e a volte anche qualche trauma di qualche vita precedente. È uno degli aiuti migliori la regressiva per tantissime cose, soprattutto per questo tipo di fobie e di problematiche psicologiche. Quindi dato che torno a ritrovarmi in sogno periodicamente, me lo devo tenere stronzo. Non può andare a scassare i maroni a qualcun altro perché mi dà davvero fastidio. Che cavolo! Allora, se tu sai che comunque chi appare defunto eccetera è un sogno lucido, tu considera che nel sogno lucido puoi gestire il tuo comportamento come meglio credi. Ora un defunto non si può scacciare, però si può fare in modo che abbia di meglio da fare. Quindi intanto qualsiasi cosa che tu potresti avere di collegato a questo defunto la devi eliminare. Fosse anche un diario di quando avevi 13 anni, ti sto facendo un esempio a caso. Eh, butta via tutto, brucia tutto, cancella completamente tutto ciò che può ricordarti quella persona. Poi, al contrario, gli accendi un po' nei giorni di candele dedicate proprio. O bianche o viola vanno bene quelle di paraffina senza grossi problemi, però o bianche o viola in questo modo. Cosa fai? Gli dai maggiore energia, ma al contempo, più gli dai energia e più lui non ha più la necessità di attaccarsi alle persone vive. Quindi di venirti in sogno, è abbastanza carico di energia, continua il suo percorso e si leva dalle balle. <coughs> Scusate sempre Mati, buonasera, Sabri, buonasera, di niente, Giuseppe. Patrizia, buonasera. Lisa buonasera, Eleonora. Buonasera. Tanti credono che la pelle d'oca sia attribuibile a entità presenti in determinati luoghi. Io credo invece che sia dovuto soltanto da suggestione in quel determinato momento. La pensi come me, o hai una tua idea? La pelle d'oca in sé è una reazione alla termicità esterna, né più né meno. Ma anche, appunto, come dici tu stesso, le nostre sensazioni e le nostre emozioni personali possono farla scaturire. Io, ad esempio, ho determinate canzoni, musica. Che quando le becco, le sento per caso, cosa, mi viene un pelo alto così che sembra un gatto incazzato. Perché mi fanno quell'effetto psicologico. Ora, che possa accadere che vicino a te sta passando un'entità defunta abbastanza energetica da farti sentire il suo freddo, perché l'entità defunte spesso hanno intorno un alone di gelo e che questo ti porti fisicamente freddo, è un po' come se tu apri la ghiacciaia adesso e ci tocchi con un braccio, i brividi ti vengono <ride> perché stai toccando qualcosa di freddo. Quindi ci può stare, ma è collegato alla sensazione del gelo. Quindi il fatto che ti venga solo ed esclusivamente il, la pelle d'oca, così a cazzum, è solo suggestione non c'è. Non è che senti con la pelle d'oca se c'è qualche entità, quelle sono cagate. Se hai solo la pelle d'oca, è una suggestione. Se la pelle d'oca ti viene dopo che hai sentito in quel braccio, in quel punto un gelo particolare, ma gelo, cioè gelo, gelo, come se fosse un ventilatore un ventilatore che esce da una ghiacciaia. E poi dopo ti è arrivato il pelo dritto, allora potrebbe essere un'entità che ti ha sfiorato. Sì, sì, Sabri, dopo ho letto che me l'avevano consigliato. Infatti, io con i nomi sono pessima, pessima proprio. Ho una memoria che fa schifo. Mio figlio continua a dire che vede il nonno, mio papà, che non c'è più, dice che lo vede solo di sera seduto su dei rami che affacciano vicino al nostro balcone, che gli manda i bacini. Chissà se è realtà o fantasia, lo so che i bambini li vedono, mio figlio ha quattro anni, a quattro anni è facile che lo veda proprio, io gli crederei assolutamente. Sì sì ragazzi, della Tupini si parlava. Che c'entra Dani? Cinzia buonasera, se mi puoi rispondere... Ti succede che tu sia contattata dalle forze dell'ordine per dare un aiuto in caso di indagini difficili, oppure se le entità ti contattano per darti informazioni sempre riguardo a casi difficili da risolvere? Allora Patrizia, io personalmente difficilmente quasi mai mi mischio in questo tipo di congetture. La polizia non mi ha mai cercato per questo tipo di aiuti. Aiutavo un gruppo, eh, un nucleo dei carabinieri in Liguria, ma non c'entrava nulla col discorso del paranormale. Lo aiutavo tantissimi anni fa per indagini, era un gru il gruppo di antipedofilia e lo aiutavo nelle indagini contro i pedofili, ma non c'entrava nulla col discorso paranormale. Ma ti parlo degli anni del carretto. E sul discorso del paranormale ho fatto anche un video proprio dove spiego il perché moltissimi medium italiani io parlo di medium veri, eh, non delle cianfrusaglie che si vedono in giro per il web, non collaborano quasi mai con la polizia. O meglio, se la polizia mi venisse a chiedere di andare a fare un sopralluogo, di dargli una mano, io ci vado pure. Non ho nulla in contrario, anzi, magari in Italia si svegliassero un po' in questo senso a livello proprio di pensiero. Ma che io parta e vada a dire che un defunto mi ha detto dove è il suo corpo, dove questo, dove quello. Ma non ci penso manco. Ma non è per cattiveria o per verso il defunto o peggio ancora verso i suoi cari e via dicendo ma semplicemente perché qui in Italia c'è un'ottusità generale e c'è troppa religiosità inculcata che non mi farebbe aiutare nessuno e anzi se la situazione va male e per caso sbaglio il problema non sussiste ma se io li aiuto e loro trovano effettivamente qualcosa, nella migliore delle ipotesi potrebbero indagarmi a me come persona al corrente dei fatti. E allora perché io mi devo fare indagare? Perché qua in Italia non abbiamo la cultura della medianità. Se fossimo già eh, in America o fossimo in Asia o fossimo ancora in, anche solo in Germania e stiamo parlando dell'Europa adesso dove la mentalità è più aperta rispetto a tante cose allora anche quelle quattro persone che sono realmente medianiche potrebbero decidere di dare una mano anche in certe situazioni ma per come è messa la mentalità italiana ripeto rischi che vuoi fare del bene e ti tiri addosso Sfiga. tu. <ride> sì, la Tupini te l'ho detto, mi piace tantissimo. È una delle poche persone del web che mi piace davvero, per tre notti consecutive. Ho sognato tre defunti diversi, naturalmente persone che conoscevo perché è successo. Significa qualcosa perché in quelle tre notti, probabilmente avevi i canali medianici più aperti del solito siccome i defunti sentono i canali medianici e le persone che conosci in particolare hanno diciamo il legame dell'averti conosciuto quindi in qualche modo ti sentono di più sentono più te che ti conoscono se hai un canale aperto che non me che magari non mi hanno mai conosciuto anche se ho tutti i canali aperti <coughs> e quindi Può essere che quando qualche canale ti si apra all'improvviso di più in maniera diversa O perché hai cambiato posizione nel dormire O perché hai messo delle pietre come ad esempio l'ossidiana o il granato vicino a dove dormi O perché hai cambiato alimentazione, hai tolto un po' di sale, hai tolto delle proteine animali Hai mangiato magari più verdura I motivi sono mille mille. Ti si può essere aperto qualche canale medianico Maggiormente, e quindi loro si sono lanciati sapendo che tu, peraltro, li avresti riconosciuti. Maria Rosaria, buonasera. Lui un po' d'anni fa, almeno 20. Mi ricordo di una medium che girava per la TV e aveva scritto anche dei libri. Se non ricordo male, si chiamava Rosemary. L'hai mai ascoltata? Allora, mi ricordo. Della medium chiamata Rosemary, no, non l'ho mai ascoltata perché ripeto, non sono una che va a caccia di altri medium. Sto meglio da sola che male accompagnata. Non mi interessa fare comunelle con altri medium. Mm, mi ricordo il nome perché, appunto, aveva un nome particolare e quindi me lo ricordo Rosemary. Se non erro, però, anche lei. Partiva dal presupposto che dall'altra parte fosse un mondo di luce, pieno di gioia, dove si respirava amore da tutte le parti. Che manco col Deo Airwick e quindi già, li, già quando cominciano con quel piede che piace tanto alle persone, alle persone piace sentirsi dire che di là c'è tanto amore, si vive tutti bene, c'è il paradiso e fanno tutti giro giro tondo. Con Gesù Buddha, Allah o chi che sia in mezzo al giro girotondo. Siccome io quando sento queste cose qua invece ho i brividi su per la schiena, che di cui parlava prima Stefano, ma non sono brividi per l'entità, ma sono brividi di mammali turchi, allora cerco sempre di evitarle, le persone che sparano queste cose qua sull'aldilà. Giovanni Capo, buonasera. Molti ricercatori vengono presi per matti e altri del settore perché questi suppongono che le entità non hanno la possibilità di interagire con la materia e comunque con noi tramite i vari strumenti di rilevamento, che siano termici, MF. Tu sei d'accordo con questa loro teoria? Allora no. Intanto se un defunto, il defunto dipende da quanta energia ha in base all'energia che ha, è in grado e come di interagire col nostro piano materiale. Basti pensare agli apporti, basti pensare <coughs> a defunti che hanno dei livelli di energia estremamente elevati come può essere un Roll, come può essere un Pio, parlo di quelli italiani adesso, come può essere anche un Mussolini, come può essere tutti quelli che vengono costantemente citati e ricordati nella, nella storia, eh, o per fede o per studio e quant'altro, sono estremamente energetici e molte volte <coughs> riescono a dare dei segni. Estremamente visibili della loro presenza quando si trovano in un determinato punto. Quindi sul fatto che non possano interagire non è vero: che poi per interagire abbiano la necessità di sprecare, nel senso vero della parola, un sacco di energie e quindi non lo fanno di sicuro per farti bu da dentro l'armadio e spaventarti. È un altro paio di maniche non è che ci giocano con le loro energie. Per quanto riguarda la strumentalizzazione, ora la camera termica, ad esempio, essendo che intorno a loro, quando sono nella nostra terza dimensione materiale, come dicevo prima, c'è tutto intorno a un calo termico non indifferente. <coughs> cari, scusate, dal mio punto di vista, la camera termica invece. Potrebbe dare delle, delle belle risposte per quanto riguarda la ricerca hunting, hunters. Che dir si voglia eh, un'altra cosa, che secondo me, da se trovo dove l'ho messo, che l'ho preso da poco, tra l'altro. Ma non so che fine ha fatto. Aspetta, eh, perché io ho un casino qua. Niente, me lo sono perso. Ho trovato tutto tranne quello che stavo cercando. Perfetto, mi ero comprato, ecco, l'ho trovato, mi sono comprato da poco il K2 <coughs> proprio per testarlo, per ovviamente adesso ho il computer e il telefono acceso e quindi lampeggiano tutte le luci, ma è... E l'ho proprio testato in questo senso, cioè l'ho testato anche vicino ai cellulari vicino al computer, lontano da, dai sistemi, proprio per vedere se effettivamente le onde elettromagnetiche, vibratorie degli oggetti elettrici lo facevano lampeggiare o no. Poi cosa ho fatto? Siccome io ho la fortuna, tra virgolette, di essere medianica e quindi in qualche modo di sapere se là, lì, in mezzo al prato, c'è o meno un'entità, sto testando anche. All'aria aperta, eccetera, se vicino intorno a qualche entità lampeggia o meno. Questo l'ho fatto anche con la Wii. Mi sono comprata anche la Wii. Perché? Perché sul web, come scrivi Wii? Partono sempre i fedeli dei film che iniziano con non la usare è pericolosissima apri portali esce satana a braccetto con i gremlins che giocano a carte con jason e con michael myers esce zozo che manco esiste così è eh? ma nemmeno nella storia esiste zozo e tutte quelle puttanate a seguito e quindi, mossa dalla curiosità, mi sono comprata per la modica cifra di 19 euro, perché di più non ci spendevo, una guia <ride> e ho fatto prove contro prove, l'ho usata io da sola, con la mano, senza mano, eh, filmandola e lasciandola da sola nella stanza, andandomene con mio figlio che è adolescente, quindi ha delle energie differenti secondo alcuni, tra l'altro è medianico anche lui. Con un'altra amica che si chiama Sara, che io la considero una nipote e anche lei ha delle capacità particolari. <coughs> Niente, non ha funzionato mai. E l'unica volta che mi è passato un defunto per i cavolacci suoi vicino mi ha anche guardato con la faccia da sufficienza come per dire: Ma sei scema o cosa? E se n'è andato. <ride> Quindi ho appurato che la Ouija non serve a una mazza, è un bellissimo gioco di società, è bellissimo come pezzo d'arredamento, ma non serve a una fava secca. E non me ne frega niente che gli altri non siano d'accordo, per me è una puttanata galattica la Ouija. <ride> Ho comprato le attrezzature, compreso il K2, proprio per questo motivo. Io testo anche tutte le app varie che escono per i telefonini, io testo, testo tutto. <ride> e il K2 effettivamente rileva gli sbalzi magnetici. Quindi, essendo che la vibrazione dei defunti è una vibrazione... Molto più veloce, che può creare dei campi magnetici ed energetici intorno all'area dove sono, che il K2 possa rilevare questo tipo di cambiamento e quindi potrebbe dare un indizio che lì ci può essere qualcosa di entatico, assolutamente sì. Stesso discorso vale per la termocamera. Per quanto riguarda eh, i discorsi poi sulla metafonia, ecco per esempio, è una scienza che mi affascina tantissimo, ma che io non posso testare perché sono sorda come una campana. E quindi non posso, quelle poche volte che ho necessità di analizzare un qualcosa a livello metafonico, devo chiedere aiuto o a Candida la mia amica e consorella di congrega che lei fa metafonia o ultimamente mi aveva fatto un paio di analisi carola che anche lei fa metafonia ma se no io ma proprio per un deficit mio quindi non posso nemmeno analizzare ciò che ho registrato e quindi lì non posso nemmeno dar pareri seppur per esempio alcuni storici eh, pionieri della metafonia come il grandissimo bacci a me piacciono tantissimo Pienamente d'accordo, ma anche la medicina ti delude. È per quello che ho detto prima, Maria Clelia, che il parere del medico è fondamentale. Ma è sempre cosa buona e giusta non ascoltare un medico solo. Se ci azzecca alla prima è un altro paio di maniche. <coughs> ma se si iniziano ad avere dei dubbi, oltre a scavare con quel medico, cercane un secondo, cercane un terzo, cambia proprio dottore. Buonasera, Anna Maria. È verissimo. Lavoro in psichiatria e molti pazienti sembrano indemoniati. Sbalzi d'umore, sentono le vocine, deliri, eccetera. Sta di fatto che con la giusta terapia non manifestano più questi sintomi, bisogna andare all'esclusione. E quando Olga una terapia funziona e i sintomi se ne vanno. Già di per sé significa che non c'è nulla di paranormale. Perché se fosse un'entità a crearti quei problemi, tu puoi anche prendere 84 flaconi di Xanax in vega e farti iniezioni di DEPAKIM che continui ad averle lo stesso. Buonasera, Francesca. Sì, Elvis è veramente bravo nel suo. Confermo da ex. Ex psicologo ho visto spesso cose del genere, molto spesso la schizofrenia con delirio religioso è sempre stata scambiata per possessione. Come basti vedere la storia della suorina rumena di cui adesso ovviamente mi sfugge il nome perché io con i nomi ve l'ho detto prima ma ve lo ripeto, faccio schifo. <coughs> che, appunto al contrario, era schizofrenica, invece. È morta nelle mani del prete ortodosso che pensava di esorcizzarla. Il mio caro amico mi raccontava che lui quando sogna sente odori e sente il contatto con le persone. È possibile che sia un sogno lucido, se all'interno del sogno, oltre agli odori, oltre al discorso del sentire eh, al tatto, eccetera, è anche conscio che sta sognando quindi sa. Che in realtà il suo corpo sta dormendo, allora sì, è prettamente un sogno lucido. Diana, buonasera. Per gli attacchi di panico e per l'ansia, bisogna curarsi con le terapie. Non fai niente se no. Poi, se aggiungi una terapia cognitivo comportamentale da uno psicologo, è meglio. Quello è assolutamente, Rita. E poi, appunto, noi siamo esseri completamente diversi gli uni dagli altri. Quindi, una cosa che per te fa bene. Per me potrebbe non fare nulla o addirittura fare anche male. Non ho niente di materiale collegato a lui se non il posto di lavoro. Da qui ovviamente non me ne posso andare. Farò quello che hai detto <coughs> con le candele. Speriamo funzioni presto. Grazie mille. Sveva, sei sempre una brava insegnante. Un pozzo di nozioni. Allora, Felicità visto che il posto di lavoro però è, in... è un... uno dei punti di collegamento una cosa, è difficile te lo dico già, ma prova, nei punti, ora io non so dove tu lavori, ma se per esempio lavori in un ufficio e lì c'era la sua scrivania, fai fine di niente, pigli il nostro accetto, ci cioè butti una tonnellata d'alcol o di... come si chiama quello per disinfettare... Uh... Quello blu che profuma Bebelingio bebe, con i nomi Altro che Alzheimer Psicologi venite a curare a me Che non mi ricordo un nome manca a pagare L'isoform Una bella stracciata dell'isoform Anche le salviette vendono E pulisci Dove può aver toccato Lo so è un'impresa ardua Ma molte volte I defunti rimangono collegati Anche a dove sono rimaste Le loro impronte digitali quindi cercare di togliere tutto il DNA suo possibile dall'ambiente sarebbe un aiuto non da poco per scollegarlo. Antonella, buonasera. Mi è stato detto che in ogni casa ci siano presenze, ma chi non ha il dono non le può vedere, ma è vero? Tipo adesso tu ne vedi a casa tua? Allora Antonella, intanto devi considerare una cosa. <coughs> Loro non sono nella nostra dimensione effettivamente, ma sono nella loro dimensione. Solo che la dimensione, la quarta dimensione animica, la dimensione dove loro stanno, è sovrapposta alla nostra. Questo significa che loro passano costantemente intorno a noi, ma non sono dentro casa, perché dalla loro parte la nostra casa non esiste. Loro non hanno i nostri muri e quindi che possano passare. In qualsiasi casa, indistintamente, assolutamente sì. In effetti, a me fanno un po' ridere quelli che magari mi dicono: Ah, sento qua, sento là. Però è strano perché in questa casa non c'è mai morto nessuno. Che vuol dire? Non è che uno cioè, deve morire per stare lì o per girare da quelle parti. <coughs> Però ecco, notoriamente sono di passaggio. Poi come fare a vederle? Purtroppo se non hai dei canali aperti o non ti alleni. In determinati modi per riuscire ad allenare la vista, ad allenare certe sensazioni, non puoi vederli, non c'è un, un binocolo speciale che te lo metti e li puoi vedere. A casa mia ce n'è sempre, ce n'è una che sta direttamente sempre lì intorno alla mia maschera appesa. Io la chiamo Lady Ghost perché non so come si chiami, non me l'ha mai detto. Ma con lei ho un rapporto. Ormai la chiamo la mia assistente. È una vita che sta con me, che gironzola con me per casa. Poi c'è quella di cui parlavo prima, quella signora che io chiamo la lavandaia, che è una signora piccolina e grassoccia. Che quando arriva lei c'è un odore di, di coccolino concentrato. Che mamma mia. Eh, un tempo avevo anche un tizio, però i nomi glieli do sempre io perché loro non mi parlano, questi che ho in giro per casa. E quindi io per capire di chi sto parlando gli do dei nomi. C'era uno che io chiamavo l'Etrusco perché pareva appunto una sorta di antico romano, antico etrusco, ma mi sembrava più etrusco perché non parlava latino. E, e lo chiamavo l'Etrusco, è venuto per un periodo e poi è sparito. Comunque in generale sì, da me ce ne sono spesso e volentieri. Ciao Mari, buonasera. Non avevi ancora detto il nome della medium e provavo a suggerire. Sì, sono io che sono indietro con i messaggi, me ne rendo conto, ma ragazzi, il tempo che vi risponde, poi purtroppo questa tosse ogni tanto mi blocca nel parlare, <coughs> mi inceppo e resto un po' indietro. Abbiate pietà. Buonasera Rosita. Potrebbe rispondere a una domanda? Se è una domanda sul paranormale, sì, ma io non faccio veggenze. Valentina, buonasera. Le matite, essendo una pietra nera come la tormalina, va anche scaricata. Le matite mh, va purificata, non scaricata. Non la puoi mettere sotto il getto dell'acqua perché è composta da microparticelle ferrose e quindi se tu la bagni si arrugginisce. Non va assolutamente bagnata. L'unico modo per purificare le matite, una volta ogni tanto, è quella di usare il fumo o di palo santo o di salvia bianca, se non hai nessuno dei due, per la purificazione delle pietre va bene anche il rosmarino secco bruciato. E poi la fumighi da tutte le parti. Quindi stai attenta che il fumo la tocchi completamente. <coughs> Molti anni fa ero sveglio andando a controllare il neonato. Vidi mio marito che dormiva e dal suo corpo uscì una persona fuori. Io rimasi basita di ghiaccio a guardare e poi è scomparso. Cosa mi può dire su questo? Premetto ero svegliissima e fu verso le 5 del pomeriggio. Ok, la persona che hai visto uscire aveva le sembianze di tuo marito appunto o aveva un altro aspetto completamente? si vedeva l'aspetto o era solo una sagoma perché in base a queste nozioni cambia la situazione buonasera lauretta cosa pensi delle anime gemelle allora intanto bisogna vedere cosa intendi per anime gemelle eh, se intendi la tua metà della mela mh, nel, diciamo, nel filone eh, spirituale con il quale di solito mi rapporto io per parlare e spiegare la chiamo filo d'argento che esista assolutamente sì che si possa incontrare purtroppo sì che sarebbe meglio non incontrarla mai in queste vite terrene anche non è la storia romantica che fanno passare eh, le leggende eccetera perché un conto è il filo d'argento, quindi la nostra metà esatta dell'anima, e un altro invece è l'anima perfetta per la tua vita terrena in quella vita, che però non è un legame animico che dura anche oltre la morte. Oltre la morte poi rimane un rapporto di legame con quell'anima, ma non c'è la passionalità. Che invece c'è col filo d'argento, che, però, poi finisce sempre male quindi è meglio non incrociarlo. Come dicevo sopra, Antonella della metafonia è un, un tipo di ricerca che mi piace tantissimo, ma purtroppo, io, essendo completamente sorda da un lato e con un udito bassissimo dall'altro, non la posso praticare. Pratico la metavisione con un paio di tecniche differenti, tra cui la LG Water. Ma non pratico la metafonia. Io ultimamente mi sento chiamare, ma nonostante io rispondo salutando, riescono solo a ripetere il mio nome. Oltre ad accendere una candela, che posso fare? Non riesco a capire se è una voce maschile o femminile. Mm. Beh, sicuramente è qualcuno che vuole farsi notare da te, io direi che. Eh a parte appunto il discorso delle candele potresti provare a creare un sogno lucido quindi crei un sogno lucido senza tirarci dentro nessuno ma crei in lucido una stanza con una porta aperta in questo modo cosa fai? se c'è qualcuno lì intorno a te che vuole farsi notare a vedere devo farcelo un video dove spiego questa tecnica eh, in pratica Riesce a entrare sulla dimensione onirica, quindi senza nessun tipo di problema, e tu riesci effettivamente a vedere chi è. È vicino a qualche entità? Ha funzionato il K2? Sul prato, dove c'era una signora di una certa età che guardava persa. Verso, verso l'orizzonte, verso il cielo, eccetera, ha iniziato a lampeggiare abbastanza bene. Quindi direi che se sono estremamente energetici, quella signora Lira quasi intera, eh, direi che le onde elettromagnetiche emanate da una possibile entità si sì, le capta. L'anno scorso per tre giorni consecutivi e tre notti in special modo c'erano delle presenze strane dentro casa. Il terzo e ultimo giorno mi è capitato che qualcuno mi ha acceso la rotella del termostato dei termosifoni. Me ne ero accorta appena si stavano scaldando. Ho vissuto davvero questa esperienza. Ho fatto anche dei video e si vede un'ombra. E rientrò dalla mia camera. Insomma, abbastanza forte anche questa come esperienza. Beh, probabilmente Mari erano, era un'entità estremamente energetica. Quando riescono e si impegnano così tanto per muovere qualcosa in casa nostra e ci consumano una marea di energia loro per fare queste cose, di solito è proprio perché vogliono essere notati. Io normalmente, perché succede anche a me, che a volte non li vedo, però perché non è che li vedo tutti, se li vedessi tutti e sempre sarei finita al TSO. Invece per fortuna li vedo, ma non sempre e non tutti. Anche a me vige la regola, dipende da come sono messa, dipende da cosa ho mangiato di più o di meno quel giorno, da tanti fattori, se ho fatto più o meno meditazione e tante altre questioni. Però ecco, eh, quando succede che sento muovere o toccare qualcosa in particolare, cerco sempre di approfondire il più possibile per capire chi è che sta consumando così tante energie per farsi notare. Perché c'ha un motivo suo che perlomeno per lui è serio. Poi il discorso è che i motivi loro siano seri per loro e poi magari per noi siano infattibili, è un altro paio di maniche. Cioè, mai è stata un'entità che ha fatto più paura delle altre, che ti ha infastidita o che hai semplicemente desiderato che se ne andasse? Allora, guarda Federica, che mi ha fatto paura nel senso vero della parola, cioè terrore, no. Io mi ritengo una persona estremamente strana, non tanto perché eh, vedo le entità, a quello ci sono abituata da quando sono nata. Ma proprio perché non ho mai paura di nulla, proprio è un sentimento che non conosco: la paura. però è successo qualche volta che magari alcuni defunti o oh, che ne so, sto andando al bagno, questi ince pensano e me li ritrovo davanti faccia a faccia. Ora, trovarteli davanti faccia a faccia, che io li vedo in maniera quasi materiale, mentre magari sto andando a pisciare alle due di notte. Insomma, il buttino un attimo perché, che, che cazzo è? Lo fai? E quindi ecco questo tipo di salti, sì. Oppure alcuni defunti che non si ricordano bene come erano o non riescono bene a avere una forma concreta e quindi ti appaiono in maniera un po' bruttine o mm, come i loro corpi come sono conciati. E quindi ti appaiono magari in mezzi in decomposizione. Cioè, non sono proprio un bello spettacolo da vedere. Quindi ecco, in quei casi lì un leggero butto lo fai, un leggero. Che mi abbia infastidito, ce ne sono stati tanti, il più famoso che conoscono tutti che era Dupalle, ma veramente Dupalle, che la metà bastava, ma non perché poverino fosse Dupalle lui, ma semplicemente perché non riuscivo a fargli capire che quello che mi chiedeva era impossibile. Era eh, il fantasma di un soldato che era morto durante una marcia, tanti che mi stanno seguendo la conoscono questa storia da, da anni, eh, era morto durante la marcia nella Prima Guerra Mondiale nel, 2000, nel 1914. Quando l'ho incontrato era, mi pare, il 2015. 2014-2015, insomma, erano passati cent'anni, 101 anni. Questo si era fissato che io dovevo assolutamente trovare sua moglie e sua figlia perché gli dovevo dire che lui non era un disertore, ma che in realtà era morto mentre marciava, e il suo corpo era stato abbandonato lì come una pera. Poi era convinto che io dovessi andare a cercare il suo corpo perché ancora è sepolto da qualche parte nelle campagne qua delle Marche perché sul suo corpo c'era attaccata la, la medaglietta. Siccome lui non ricordava come si chiamava, mi dice: Se mi dissotterri e trovi la mia medaglietta, sai come mi chiamo e trovi mia moglie e mia figlia. E gli dicevo: Cirillo. A parte che non posso andare a scavare per i terreni delle marche in cerca del tuo pseudocorpo di cent'anni fa. Uno. Ma restano. Due. Se tu sei morto, che eri già sposato e avevi già una figlia, anche ammesso che fosse appena nata, sei morto cent'anni fa, moglie e figlia ormai sono morte tutte e due, è più facile che le trovi di là piuttosto che di qua. Cosa ne pensi? Niente, non riusciva a capire che eravamo, cioè che io ero nel 2014 perché dalla parte sua il tempo non c'è e quindi è stato uno stress assurdo. Ma a livelli che io andavo a pisciare, mi sbucava dal muro del cesso per dirmi: allora hai fatto qualcosa? Madonna santa, i vermi mi facevano venire, non lo sopportavo più. Poi non so se l'ha capita o non so se è andato a cercare altrove N non so come sia finita ma a un certo punto ah, non l'ho più visto me ne frega niente di come sia andata a finire basta che se ne resta sta. a me va bene tutto ecco lì effettivamente mi ha dato un pelo tanto fastidio Ogni volta che racconti del defunto che ti ha guardato all'ibito mi cappotto. Perché mi immagino la gera, ma è vero! Ha proprio fatto la faccia di sufficienza così. E per dire: ma che stai a fare? E io. ah, Salve! Era un test. Oggi mi è arrivata la Stelenite. Grazie mille. La devo mettere in pentasfero. Passo con il palo santo, allora al momento te l'ho mandata purificata perfetta e anche carica, quindi per il momento non ti serve né purificarla né caricarla quando la usi. Se la usi per meditazioni, perché la tieni nella stanza. Di solito va tenuta nella camera da letto, la serenite e, e via dicendo. In quel caso lì, dopo un po' che ce l'hai lì o che la utilizzi, la purifichi col palo santo. O con la salvia bianca e puoi metterla poi in pentasfera a caricarsi, o alla luce della luna, perché la selenite è una delle pietre più lunari che esista. Ciao elisabeth buonasera e buon lavoro allora, Amelia. Buonasera, Lalla, buonasera. Anna, buonasera. Se uno vorrebbe chiudere i canali, c'è un metodo particolare. Per quanto riguarda i canali medianici: se è una cosa momentanea, basta farsi una piccola croce, croce più, non croce quella religiosa che non serve a una mazza, un più, una x addosso. Io per un periodo che avevo necessità di staccare completamente mi ero proprio fatta rasare qua nei capelli una X, bella grande e per un po' quietato, però poi tornano aperti. Per chiuderli invece di più in maniera costante entra in gioco invece l'alimentazione. Le proteine animali, quindi la carne, chiudono... I canali e anche il sale il sodio chiude i canali quindi basta mangiare un po più salato e basta mangiare un po più carne e i canali riesci a chiuderli tranquillamente dipende poi dalle quantità e da quanto ce l'hai aperti però in generale riesci un po a chiuderli ecco <coughs> pinuccia buonasera ilaria buonasera esiste qualcosa per poter imparare a vedere o sentire le presenze? allora Antonella ci sono degli esercizi che aiutano un po' ad aprire sia la visione, la visuale e sia anche le percezioni io ne ho messi alcuni sul mio canale youtube, ora da spiegare a voce tutti quanti, sono lunghi però se mi cerchi su youtube, tanto ho messo il mio nome, Sveva Molinaro, scrittrice perché scrivo libri e quindi um, ho messo anche scrittrice comunque se tu scrivi su youtube sveva molinaro scrittrice trovi il mio account sul mio account ci sono diversi video dove spiego come allenare certe capacità maria teresa buonasera paola buonasera lucia buonasera gli oricoli attaccati, si sì! mi ero completamente scordata. Tigarajun si dice da noi a Genova: si vedeva un uomo, non chiaramente era alto, esile, brizzolato. È stata una frazione di secondo, sto rispondendo perché lei voleva sapere se era una sagoma. Io l'ho visto, perfetto, ok. Allora, Rosita, <coughs> lì. Potrebbero essere diversi fattori. Intanto se l'hai visto in quel modo era comunque un defunto. Può essere che per qualche motivo si sia momentaneamente affiliato a tuo marito, quindi gli serviva un qualcosa, un qualche corpo. Non è una possessione, eh? semplicemente si attaccano perché magari hanno necessità di essere più ancorati a questa dimensione <coughs> e prendono una persona come riferimento per ancorarsi, ma non fanno nulla di male. <coughs> Oppure potrebbe essere che in realtà non stava uscendo proprio da tuo marito, ma dall'aria che c'era in quel momento nella zona dove era tuo marito. Potrebbe essere che si era aperto un portale. I portali involontari, casuali, quelli non gestiti dai loro guardiani, si aprono e si chiudono un po' dovunque. Quindi, oh, oh stasera ce la posso fare! Può succedere anche che un portale si apra, magari proprio sotto al materasso dove io sono sdraiata. Il defunto passa per gli affari suoi dal portale, ma o ovviamente passa attraverso il materasso e passa anche attraverso di me. Giosi, buonasera. I nostri amici di me dove vanno quando muoiono? Li possiamo rincontrare quando toccherà a noi? Sì, Paola, vanno nello stesso identico posto dove andiamo anche noi, nella quarta dimensione animica. Se una volta di là... Vuoi rivederli o loro vogliono rivederti, <coughs> puoi tranquillamente rincontrarli. Grazie per la risposta. Sì, mi sono sentita davvero asciugciare energia. Ma cosa avrei dovuto fare per sapere chi era in casa per quei tre giorni? Ma non è detto che fosse qualcuno che conoscevi quindi se non era nessuno che conoscevi, anche sapendo chi fosse non ti cambiava nulla <coughs> l'unico modo è affrontare le entità nel momento in cui ci sono una volta che è passata cioè una volta che la cosa è successa non si può più fare indagini per cercare chi poteva essere e via dicendo in base a quello che ha detto poco fa io anche li ho visti faccia a faccia e poi scompaiono ma è sempre a frazione di secondi ma perché succede questo? Io non cerco e non faccio niente, eppure sporadicamente mi succedevano queste cose. Non mi dà una spiegazione, potrebbe dirmi qualcosa lei? Il perché di tutto questo è semplice, Rosita. Non c'entra che tu fai o non fai, quelle lì sono dicerie da film. Ah, c'è un'entità che la segue perché lei ha fatto il pendolo, le carte, ha fatto la WiiA, ha fatto la seduta, ma non c'entra nulla. È perché alcuni di noi, io sono l'esempio più palese, nascono con alcuni canali medianici aperti. Ci sono alcuni che hanno i canali onirici e quindi i defunti riescono a farsi notare da loro in sogno. Altri hanno i canali uditivi e quindi non li vedono ma li sentono parlare. Altri ancora hanno i canali visivi. Poi ci sono anche persone che hanno più di un canale aperto, ma ci nasci così. Non c'è un, un perché, perché hai fatto qualcosa. Buonasera Angela. <coughs> Mi sono venuti i brividi, magari è morto sotto shock e non era lucido. Se uno muore in brutte condizioni sta male anche di là o non c'entra nulla? Se la morte è improvvisa e inaspettata potrebbe semplicemente diventare un mnemonico, Cioè dimenticare tutto o parte... Di ciò che era nell'ultima vita vissuta. A volte alcuni mnemonici non sanno nemmeno di essere morti. Angie, buonasera. Prego, Federica. Luana, buonasera. Lili, buonasera. Sandra, buonasera. Prego, Rosita. Gemma, ma il discorso dell'eccessiva energia che i defunti usano per manifestarsi vale anche per le entità elevate e le nostre guide, anche per loro è un immenso spreco. Beh, le entità elevate hanno delle energie differenti che per interagire da una dimensione all'altra ci vogliono tante energie, quello sempre, anche quando noi, chi è capace, usciamo in astrale e non giriamo per qua, ma andiamo. Ad esempio, alla quarta alla quinta dimensione, o nel passato o nel futuro in astrale consumiamo un sacco di energie. Tant'è vero che quando ci svegliamo, quando ci rientriamo nel corpo e ci tiriamo su da un astrale, sentiamo il corpo come se fosse finito sta un tir perché siamo devastati dalle energie che, che abbiamo consumato. Per loro è la stessa cosa. Però le entità elevate hanno talmente tante energie. E le sanno gestire in maniera completamente differente risponde, rispetto a un semplice defunto. Cettina, buonasera. Quindi ecco un'entità elevata che fa da guida. Normalmente non ha grosse difficoltà a utilizzare o tra virgolette sprecare energie. Ma in generale, la guida interviene su di noi solo nel momento in cui ci deve guidare. Nel nostro percorso guidare perché anche qua c'è sempre l'errore di base la gente che è un pochettino manipolata mentalmente dalla religione soprattutto qui in occidente che la religione occidentale ti insegna che c'è l'angiolette custode che ti protegge poi fanno un remix con la spiritualità ci mettono dentro quello che piace a loro e sono convinti che una guida ti protegga, non gliene frega una mazza la guida di proteggerti, la guida ti guida, cioè ti spinge verso il destino che tu hai scelto di fare. Se nel tuo destino, nelle tue scelte c'era di finire sotto un autobus, la guida ti dà una spintarella e ti ci caccia sotto l'autobus, non è che ti protegge. Siamo, <ride> bambini. aspetta che mi è salito tutto. Ma i bambini defunti alla nascita e poi dimenticati dopo anni, quindi non hanno più energia. E quindi come finiscono questi bambini dimenticati? Beh, intanto aspetta, fermati. Primo, non è detto che i bambini che nascono defunti abbiano realmente un'anima. A volte sono solo degli involucri vuoti che servono... Alla mamma, al padre, a chi era diciamo eh, a chi sta vivendo l'esperienza di perdere quel bambino, di fare quell'esperienza, ma non è detto che ci sia un'anima in quel corpo. Ammesso un concesso che l'anima ci sia, perché ci sia anche un'anima che ha deciso di fare l'esperienza, di non arrivare a nascere o di morire appena nato, l'anima non ha un'età. Non ci sono anime bambine e anime adulte. L'anima non ha età. È bambino il corpo finché è di qua, nel momento in cui di nuovo anima, non ha più un'età, non è un bambino. Quando un'anima qualsiasi anima, non ha più energie, semplicemente si va a reincarnare in una nuova vita per seminare nuovi ricordi di se stesso e ricominciare tutto da capo accumulando nuove energie. E questa è proprio. La base della reincarnazione. papà è morto quattro mesi fa in un incidente, lo sento ancora in casa. Il cane lo vede indistintamente, scodinzola guardando nel vuoto, due settimane fa ho sognato mio padre che parlava di progetti. Nel sogno lì ho detto che era morto e lui è scoppiato in un pianto incredulo e poi mi ha abbracciato. Allora, può essere che fosse un sogno lucido nel tuo caso, sì, se è mancato in un incidente, può essere che al momento, appena venuto a mancare, avesse le idee tanto confuse, perché con gli incidenti succede spesso. Per questo c'è anche l'usanza di dire che molte volte quando uno manca in un incidente, spesso può rimanere nel posto dove è morto, perché a volte sono spiazzati, non ricordano niente e quindi rimangono lì. Un attimo così. Però, se ricordano qualcosa, come dici tu giustamente, può essere che magari tornino a casa o vadano a casa di un parente. Quello che ricordano perché non è che cancellano completamente tutta la memoria. Alcuni sì, altri ricordano delle cose, però magari hanno le idee confuse. Magari nel momento in cui ti è arrivato in sogno è perché già da solo stava cominciando a capire bene cosa fosse successo e tu dicendogli appunto, Ma sei morto! Gli hai dato la conferma, ecco perché in un primo momento si è intristito, anche perché eh, il piano onirico, quindi quello del sogno, fa sempre parte della fascia astrale. Nella fascia astrale, che è la linea di mezzo e la frontiera tra la nostra terza dimensione materiale e la quarta dimensione animica, i defunti mantengono sia i sentimenti ma anche le emozioni. Poi una volta superata quella fascia e andati completamente nella quarta dimensione, i sentimenti restano gli stessi, l'indole resta la loro, ma non hanno più le emozioni e quindi non scoppiano più a piangere, a ridere e via dicendo. Quando una persona sogna una morta, cosa significa? Dipende da tantissimi fattori, non conta che hai sognato una morta, quello lì conta per il lotto: se parla è 48, se non parla è 47. E in generale, bisogna analizzare bene tutto il sogno. La conoscevi, non la conoscevi, il sogno era lucido o non era lucido. Eh, cosa è successo nel sogno? Che dettagli ti ricordi di aver visto? Sono tante le cose da analizzare in un sogno di un defunto. Mia madre prima di morire ha sofferto tantissimo per il male che aveva, ma non appena è andata via aveva il sorriso sulle labbra e sembrava che stesse truccata in viso. Era bellissima, beh, Angie, perché quando uno soffre tanto a livello fisico e poi di punto in bianco sente che sta finendo quella sofferenza e intanto hai, ti solleva tanto la situazione Poi considera che per i casi di morte da malattia, quindi di morte comunque che avviene con tempistiche non come l'incidente, ci sono sempre gli accompagnatori della morte, almeno uno e solitamente l'accompagnatore della morte Prende sempre la sembianza o addirittura è qualcuno che noi conoscevamo. La mamma, la nonna, il papà, il vicino di casa, il primo amore dell'infanzia, chi che sia. Per cui questo anche dà un certo conforto a chi se ne sta andando. Molti sono felici, nel senso vero della parola, di mollare le sofferenze del corpo fisico e finalmente staccarsi da tutto. Prego Lili. Madalina, buonasera. Volevo chiederti, tutte le persone che entrano nella nostra vita, anche quelle non influenti, sono il frutto del nostro destino? Noi siamo un'enorme ragnatela e quindi tutti, chiunque incontriamo, è legato al nostro destino e in contemporanea noi siamo legati a tutti i loro destini. È una ragnatela, è una tela, come la chiamavano i greci un tempo. I greci per spiegare il discorso della tela del destino avevano creato il mito delle Parche, Cloto, Lachesi e Atropo. Le tre tessitrici e nel mito delle Parche greche Cloto creava il filo materialmente, quindi creava ogni singolo filo di ogni singola anima che sarebbe nata, Lachesi lo tesseva e ne creava un tappeto legato a tutti gli altri fili che era il destino dei vivi e Atropo che era la più anziana era quella che aveva le forbici d'oro e il compito di tagliare i fili ogni volta che la trama del tappeto arrivava alla necessità che quel filo Venisse reciso ed è una metafora, secondo me, bellissima per spiegare i collegamenti proprio che hanno le anime gli uni con gli altri. Io faccio parte del tuo destino, ma tu fai parte del mio. In questo momento che io e te stiamo parlando, tu mi hai scritto, Annalisa, e io ti sto leggendo e ti sto rispondendo. Per questo piccolo angolo di tempo delle nostre esistenze, io sto facendo parte del tuo destino e tu stai facendo parte del mio. Magari siamo un fiorellino in tutto il tappeto. Però quel fiorellino in questo momento ci ha unito. Oh, C'è l'attimo di silenzio, Parlagnese. Sono indecisa se tossire comunque un mano. o accendermi una sigaretta. Direi che vada per la seconda. Sì, Debbie, ma in realtà gli antichi greci. A parte poi le loro idee un po' particolari su certe questioni, avevano dei bellissimi miti eh, per spiegare determinate cose che non si potevano spiegare in maniera pratica. Comunque, aspetta che ho perso. Lei c'è, io la vedo da quando era piccola. E se capita che sta per succedere qualcosa di positivo o negativo, lei, mi ce lei cerca di avvisarmi con tanti messaggi. Ma sì, Angie, poi um, molte volte loro cercano proprio di avvisarci, non perché vedi la mentalità umana come fraintende le cose. Quando un defunto ci viene a dire che sta per succedere una cosa, che questa sia bella o che questa sia brutta, non lo fa perché noi cambiamo quello che sta succedendo. Non è come nei film che il, eh, il sensitivo sente che ci sarà quell'incidente là va là e lo sventa l'incidente. No, loro ti vengono a dire solo le cose che comunque in qualsiasi modo accadranno lo stesso. Tu non le puoi cambiare perché non te le vengono a dire per cambiarle. Te le vengono a dire semplicemente perché tu abbia delle prove che quello che hai visto o sentito era vero. L'energia della quarta dimensione è strettamente legata ai pensieri e alle conoscenze della nostra terza materiale. Quindi, alle entità della quarta dimensione interessa tantissimo che gli esseri umani vivi capiscano la vera spiritualità, capiscano il vero invisibile, il vero oltre. E molto spesso fanno di tutto per dare delle prove concrete di questa esistenza. Mi è stato detto che ero un guardiano del tempo e posso interagire con la morte. Non ho mai capito cosa possa voler dire. Puoi aiutarmi? Ma guarda, io sono una morte. <ride> alcune entità, alcune anime hanno dei compiti specifici di là, ma questo non li esonera dal doversi reincarnare. Come ti dicevo prima, io sono una morte di là, sono un accompagnatore della morte. La classica, il classico reaper, però non ce l'ho il mantello e la falcetta. <ride> Quelle sono invenzioni americane. Ma mi sono reincarnata anch'io tante volte, tornerò a reincarnarmi, poi quando sono di là riprendo in mano il mio ruolo. Se tu sei un guardiano del tempo, probabilmente sei legata proprio allo scorrere del tempo terreno, perché di là non esiste il tempo. Quindi, l'unico luogo dove un guardiano del tempo, quindi un Kronos per rimanere in tema di mitologia greca, il suo ruolo lavorativo, sempre tra virgolette, è qua di conseguenza, sei uno di quei guardiani che interagisce proprio con le tempistiche, e in questo caso, visto che ti ha detto che puoi interagire con la morte, sei uno di quei guardiani del tempo che interagisce con il tempo dei mortali, e quindi sei uno di quelli che decreta. Chi adesso deve morire e chi adesso invece deve sopravvivere. Sono tutti i ruoli che alcune entità hanno e sono entità normali, defunte, che però sono un po' più antiche, un po' più elevate <coughs> e quindi fanno dei lavori un po' più specializzati. Ecco tutto lì. <coughs> Ma avevi fatto il video sulle parche? Lo sai che non me lo ricordo, Rita. Devo andarci a guardare con 2070 video, 2100 video, non mi ricordo quanti ne ho fatti. Non mi ricordo se ho parlato di chi, ho parlato di chi, non ho parlato, non mi ricordo più niente. Prego Annalisa. Ah sì, io fumo parecchio, ma io sono fatalista. Come diceva Federico Salvatore, la sigaretta uccide. No, il fumo uccide lentamente, ma tanto non c'ho fretta. Sì, è uno dei miti più belli, secondo me, quello delle parche greco. Ecco, lo sapevo che ero destinata a trovarti qua. Mesanca me sa anche a me. Quando è venuta a mancare la nonna del nonno compagno, la nonna del nonno del compagno, in piena pandemia, qualche sera dopo il funerale si è fatta sentire con un forte profumo di rose, che in pieno marzo non c'è. Ecco, in effetti i defunti nei primi mesi, nei primissimi mesi eh, dalla loro morte, sono molto più energetici e molto più capaci proprio a interagire con chi è rimasto. Poi, man mano che passa il tempo, invece iniziano a prendere i loro percorsi e iniziano poi ad allontanarsi. Quindi io che sono sempre in mezzo come il prezzemolo, altro che Feneril in un'invasione. <ride> Tu sei la rifinitura con le pagliette. Sai le pagliette sparse in ogni dove? Che quando pensi che siano finite, giri la stoffina e c'è un'altra paillette di dietro. <ride> Ancora fumo meno. Ma anche no, tranquillo. <ride> non fumo mai meno. Esiste la magia nera? Che succede a chi la pratica? Allora... La magia tendenzialmente non ha colore, quindi esiste la magia, sì. Nera, bianca, rossa non ha nessun senso. Lo stesso incantesimo, lo stesso rituale può essere usato per il bene, per il male, per l'amore, per il lavoro. Quindi non ha un senso dire nera, bianca o verde o rossa, scusate, verde sì, ma è un altro discorso. Ehm però ecco che ci sia la magia malevola e la magia benevola a seconda dei casi, quello sì. Se intendi per nera, intendi malevola. Che poi il nero è un colore tanto bello, ma qui in Occidente lo considerano legato al malevolo. Non si sa perché. Tra l'altro è un colore che purifica. Ma vabbè, il colore della morte è il bianco, non è il nero. E a chi succede, a chi la pratica? Nulla perché non c'è dal mio punto di vista, sottolineo dal mio perché poi se no mi saltano fuori i papà boi e i papà girl che mi rompono i maroni e io non ho voglia di questi discorsi, ma dal mio mero punto di vista, e dalle mie esperienze personali, non c'è nessun dio giudice che ti dice se sei stato bravo o se sei stato cattivo e di conseguenza che tu sia brava o che tu sia cattiva è una questione di coscienza tua, ma non succede niente. Una volta morti, fa quello che vuole in casa sua. Brava Madalina. 10. <ride> <Dieci. ride> Ma che tu sia la morte, Dilla. Tu hai dei ricordi nel presente, nel presente attuale? Io ho la possibilità, essendo medianica, di interagire anche con le mie guide in prima persona e quindi di fare in passato ho fatto. Determinate domande alle mie guide, ad altre entità, diciamo di ruolo. Per questo ho certe certezze su di me, però non è che posso andare a chiedere per gli altri. Sì, sì, avevo capito dopo, Maralina Che dicevi del tuo compagno, Deborah. Buonasera. Allora avevo bisogno di sapere il tuo parere assolutamente c'è un mio amico che ha bisogno di andare con il K2 e altri strumenti nei posti infestati abbandonati per capirci bene io non sono d'accordo assolutamente ma volevo sapere perché questa persona ha bisogno proprio di questo aspetta che mi è salito mm? Mm. tipo di adrenalina che pensi tu di questa cosa, o anche abbastanza adulto, con figli? Cosa pensi di questo bisogno che ha? Beh, intanto il ghost hunting non è una cosa brutta da non fare, perché lo faccio anch'io, nonostante io li veda. Eh, è una ricerca. Poi sì, ci sono persone che hanno maggiore necessità di provare certe emozioni forti. Ci sono persone che hanno proprio la caratterialità del ricercatore, quindi cercano per ricerca. E poi ci sono anche persone che magari non te lo diranno mai, ma hanno delle loro motivazioni personali per andare a cercare delle prove concrete su certe questioni, soprattutto quando si tratta di paranormale. Il fumo uccide lentamente, ma tanto io c'ho tempo, me la tado, <ride> ma tanto non c'ho fretta, no, ma tanto io c'ho tempo. <ride> Era la canzone di Federico Salvatore, eh, che si intitola Tra l'altro, buon'anima che è mancato pure a lui, che si intitola Come fanno l'amore Federico e Salvatore, e nella parte di Federico, che è il ricco. Gli dice, quando ho finito l'amplesso mi accendo una bella sigaretta. Uccide lentamente, ma tanto non c'ho fretta. <ride> sì, ma che ne pensi degli universi paralleli? Forse ne hai già parlato. Vorrei approfondire, ma mi interessa il tuo parere. Guarda Federica, ho fatto, mi pare, 4 video, 5 video... Proprio dove parlo della multidimensionalità del multiverso, delle tre fasce dimensionali, secondo la fisica quantistica, quindi le dimensioni parallele infinite e orizzontali, le dimensioni verticali e le dimensioni oblique che sono quelle temporali. Inoltre ho raccontato una serie di storie del paranormale proprio legate alla dimensionalità e alle varie dimensioni. Assolutamente, ci credo tantissimo. Sono iperconvinta che la multidimensionalità sia un fatto reale fisico. I defunti leggono i nostri pensieri? Ma i defunti sono telepatici, ma poi che abbiano voglia e interesse a leggere i nostri pensieri, non è che gliene freghiamo di tanto. Ma in generale possono, sì. <coughs> Il cagnolino, sono diverse sere che non vuole più dormire con noi sul letto. Anzi, sta cosa. Sta cosa. Sta diventando fissa solo per la sera. Di giorno non va mai via. <coughs> Sale e poi scende e se ne va al bagnetto finché non fa giro e ritorna. Ogni volta si guarda più o meno in giro, seguendo qualcosa e poi se ne va. Ma può essere che ci sia. Qualcun altro, sappiamo chi perché con te sappiamo chi, che magari gli dica sciolla che questo è il mio posto, vedi andartene. Io ho imparato tanto da te, soprattutto a riconoscere e a capire molte cose. P.S. La tosse si calma fumando, sappiatelo, lo so, è uno dei motivi per cui ogni tanto proprio mi viene. La cosa di accenderne più tante, perché per quel momento lì mi si calma. Che poi irriti dopo è un altro paio di maniche. Ma non me ne frega niente. Mi dispiace, ma chi è antifumo e non me vuole vedere fumà, vada a seguire qualcun altro, così io sono serena e l'altra persona pure. <coughs> Sera, sei più energica del solito? O sono io che mi sbaglio? Ti vedo attivissima. È che non dormo da due giorni e quando sei troppo stanca succede questo: all'inizio crolli, poi hai il punto di non ritorno dove diventi iperattivo finché non dai una sberla lì e dormi poi per 26 ore consecutive. <ride> Sì, sì, è vero, sveva perché mio fratello aveva un incidente. E lei ha cercato di avvisarmi in tutti i modi. Mi cadde il suo quadro e mentre lo raccoglievo da terra, vidi il volto di mio fratello e disse a mio marito: Mamma mia, è successo qualcosa a Ricky. E mentre correva nel prendere il mio cellulare, mi arrivò già la chiamata dove mi dissero al telefono: Angie, guarda che tuo fratello ha avuto un incidente. Quando corsi sul posto, la macchina era diventata una scatoletta di tonno e Lui era in ambulanza, credimi, non si fece nulla. Io nel vedere la macchina pensavo già al peggio. Io piangevo perché pensavo fosse morto e invece mi dissero: Il signore, il signore stia calma. Signora, stia calma. <coughs> è in ambulanza e sta bene. Cioè, può essere che mia madre, nell'avvisarmi di quello che stava succedendo, nello stesso tempo lo ha protetto perché è l'unica motivazione che mi sono data. In realtà, no. Ti spiego il perché Angie, a prescindere che non si è fatto nulla perché non doveva farsi nulla, probabilmente doveva fare solo l'esperienza di farlo quell'incidente ma non di passare altre questioni. Ma i defunti non ci possono proteggere, non hanno proprio la, la capacità di proteggerci, non hanno abbastanza energie per poterci proteggere in quel modo. Spero che ti abbia avvisato, assolutamente sì. Adesso vado a riascoltare allora su YouTube, perché effettivamente adesso che mi ci fai pensare avevo ascoltato qualcosa. Buonasera Fiorella. Ok, grazie a Quindi pensi che non potrebbe essere pericoloso fare quel tipo di ricerche? No, assolutamente no. Per una persona che non è preparata abbastanza, dico, potrebbero attaccarsi le larve astrali. Solo tu puoi darmi una risposta vera. Grazie in anticipo. Per quanto riguarda le larve, le larve astrali, normalmente si beccano solo se vai a fare indagini in luoghi dove c'è stato dove ci sono stati degli sbotti emozionali molto elevati, non basta un fantasma. Quindi le larve astrali si trovano normalmente solo in luoghi come gli ex manicomi abbandonati, alcuni ex orfanotrofi abbandonati, negli vecchi campi di concentramento della guerra, eh, nelle zone come le foibe e cose di questo tipo. In una villetta abbandonata, anche se c'è stato ammazzato uno, larve non ce n'è. Perché una paura sola non le crea le larve, onde evitare di attaccarsi qualche larva che poi può portare degli squilibri a livello proprio di, di carattere, di nervi, eccetera. Ci si bagna addosso con un po' di essenza di giglio prima di andare, e le larve non si attaccano. Eh. Grazie. Allora, con te abbiamo interagito, certo. Di dove sei? Io sono di Genova, però abito a Macerata da qualche anno. Io fumo tranquilla. <ride> Giovanna, buonasera. No, ma io non ho nulla contro chi fuma e contro chi non fuma. È una libera scelta. Ma non mi piace sentirmi dire a me: smetti, fuma meno. Ma butta quella sigaretta. So 40 anni che fumo. So 40 anni che me lo continuano a dire. Sono 40 anni che non me ne fotte una ceppa di ste, fo di ste frasi. Era tutto lì il discorso. Leve in uno dei tuoi video dicevi che nella vita terrena non si potranno mai avere soldi, salute e amore. Ne ho parlato anche prima. Tutte insieme, ma solo due di queste. Ma non è solo due, <ride> ma non ho capito perché. Pietra di Fenice e Angelita è arrivata, ne sono contenta. Allora, aspetta, perché sta cosa del solo due: o oh, ho spiegato male io in quel video, perché sei già la seconda persona che me lo dice. Stasera, tra l'altro, non è solo due, non si possono avere tutte e tre, puoi anche averne una sola e le altre due no. Potresti anche non avere nessuna delle tre, essere proprio sfigata al 3000. È semplicemente che tutte e tre non le puoi avere. Non c'è il solo due, non le puoi avere per tutto il periodo della tua esistenza in quella vita terrena. Quindi non puoi nascere ricca, piena d'amore e in perfetta salute e rimanere così fino ai 90 anni che muori. No, quello non può succedere. Nel corso della tua vita perderai l'amore, magari fai più soldi, poi perdi un po' di salute ma trovi l'amore, poi l'amore muore ma rifai dei soldi. Ed è a giro così, capito? Può anche succedere che non li hai nessuno dei tre. O che ne hai uno solo, magari sei povera come la merda, stai male di salute, però c'hai l'amore, oppure stai bene di salute, però c'hai le pezze al culo e non te caca nessuno. Non c'è una regola delle due, la regola è solo che non possono esserci per tutta la vita, tutte e tre insieme. Impossibile seguire qualcun altro. Oh mannaggia oggi il caos e siamo solo all'inizio. Tu non sai quanto mi fai compagnia, se non avessi la tua voce nell'orecchio destro avrei fatto una strage. Vasaben, ho salvato un po' di clienti sardi dalla strage. Ho sentito più volte che i nostri affunti, tipo un genitore, nonni, zii, diventino delle guide. È così? No. Le guide ce le abbiamo già quando nasciamo e rimangono con noi fino alla morte. Non è che se muore nonna poi diventa la nostra guida. Magari può diventare la guida di qualcun altro che sta nascendo in quel momento, ma non la nostra. E lui si va a ficcare. Digli di mettersi un po' di essenza di giglio addosso e non corre rischi. Nel dubbio si fa qualche doccia affrettandosi bene col sale. Marino, poi sciacquando bene e dopo comunque utilizzando l'essenza di Giglio. In quel modo lì, anche se ne avesse qualcuna, se ne va. Quindi, ricapitolando: l'energia dei defunti, fino a, può, fino a quanto può arrivare, non possono proteggerci dai pericoli. Cosa possono fare dunque? Ma i defunti vivono per la loro esistenza, mica vivono per stare appresso a noi, non è quella la loro funzione, non è che muoiono e stanno appresso a noi vivi. Di là il tempo non esiste, quindi un'intera un vita terrena, di là la vedono come una giornata da scuola, sì e no, non ci danno quella grossa importanza. Inoltre, per un defunto la morte non è una cosa brutta, quindi non ti deve proteggere dalla morte. Nel momento in cui muori, ti rivedrà. Gliene frega niente se muori o non muori, non è una cosa brutta. La cosa brutta la vediamo noi, la morte, come una cosa brutta, perché soffriamo poi di nostalgie. Ma per il defunto non è una cosa brutta che tu alla fine hai il tuo destino e vai a morire. Cioè è proprio il concetto che è diverso. Non è che vanno di là per essere utili a noi. Quindi non possono fare nulla. Sì, possono venirci a dire due cose, possono venire in sogno. Ma sempre se sono capaci, se hanno abbastanza energia per farlo e se noi abbiamo i canali aperti per sentirli. Se no, di là loro hanno un'esistenza, hanno un continuo, non è che stanno tutti lì ad aspettare a noi come fanno credere. A volte leggo delle boiate del tipo tranquilla, che ti stanno tutti vicino e sì, c'ho la coda dietro. Io ho fatto 2000 reincarnazioni, faccio un esempio scemo, quindi ho un totale di. 8.000 nonni, la mia anima un totale di 8.000 nonni che stanno tutti qua dietro insieme a zii, cugini, genitori, mamme, padri, 2.000 madri, 2.000 padri e quant'altro e stanno facendo il trenino di Capodanno, cacao, meravigliao, ma non funziona così ragazzi. Una volta che uno è morto, continua il suo percorso, continua la sua esistenza. Sì, può succedere che venga a buttare un occhio. A come stai, te venga una volta in sogno Specialmente i primi tempi Che c'è stata la dipartita Perché c'è ancora il legame forte Ma poi piano piano continua il, loro, il suo percorso È un po' come se io parto e vado a stare in Australia Allora, ti faccio l'esempio Sono venuta a abitare a Macerata Abitavo a Genova, sono nata a Genova E a un certo punto, 11 anni fa Sono venuta a abitare a Macerata Le prime settimane, un giorno sì, un giorno no Mi sentivo con mia mamma Passato un Nannetto neanche ci cioè, sentivamo una volta ogni 3-4 giorni Una volta alla settimana Sto mese qua l'ho sentita una volta in tutto il mese Adesso che sono passati 11 anni Perché non ce l'ho più la cosa di dover chiamare mia mamma per forza Che se ne frega ci sentiamo Se non ci sentiamo vuol dire che va tutto bene Fine <ride> Mi preoccupa di più se la sento ora Perché dico magari è successo qualcosa è un po' lo stesso discorso Sì sono le 11 e C'hai ragione Gabri Perché adesso non c'ho Maria Teresa Che mi, mi rende Mi rendi contizza L'orario Ma stiamo per finire. Avevamo dovuto già finire. Ma vabbè Grazie Gettina Le 22 Ti teni a io ti ci tengo fino alle 7 del mattino a ottobre. Vestita da Minnie, ti ci tengo fino alle 7 del mattino. Ricordatevi che l'ho detto. Allora, zio di mio marito, è successo che fece un incidente con la moto che finì incastrata sotto a un camion. E lui dice di essere stato sollevato e di essersi trovato illeso sul marciapiede. Com'è possibile? Chi può averlo salvato? Qualche entità elevata. Non perché. Allora, a volte può succedere che noi dobbiamo fare un'esperienza, ma non tutto il resto. O magari serviamo ad altre persone per altre esperienze. Allora cosa succede? Io devo fare l'esperienza di cadere con la moto, di prendermi uno spavento brutto come nel caso di questo zio e di finire con la moto sfracellata sotto le ruote ma per altri motivi della mia esistenza terrena che dipendano da me o che siano per altre persone legate a me, magari ho necessità che non mi faccio niente, che si sfascia solo la moto. Allora in quel caso li può intervenire qualche entità elevata, qualche guardiano, sono i guardiani del destino in questo caso, che ci mettono una zampa per evitare che non succeda qualche casino che poi finisca per rovinare altre parti del destino comune, sia suo e sia di altre persone. E questo può succedere, ma non sono né i miracoli che raccontano le religioni e non sono nemmeno i nostri defunti, sono delle entità si chiamano guardiani del destino, o meglio vengono chiamati in spiritualità guardiani del destino, e che si occupano proprio di fare in modo che i destini, per come sono stati scelti e scritti, non si inceppino per degli errori di, di, di progresso di quella vita terrena. Pensavo che ristanca. Comunque mi fai schiattare, mannaggia te. <ride> Scusate se a volte sono un po' sarcastica. Ma, ma vi giuro, a volte leggo delle robe su, su, sul web che mi fanno un po' scappare da ridere. C'è gente che si fa dei selfie così. così, ok? A questa distanza. E poi ti dice, ti scrive nel post. Vedi qualcuno intorno a me. Ma non vedo nemmeno te, vedo solo il naso e due labbra. Come faccio a prescindere che ripeto, il defunto non è che sta lì con la zampetta appoggiata alla tua spalla e per forza appare nella foto. Ma a parte questo, me fai un selfie così? Come faccio a vedere se c'è qualcuno intorno a te in quella foto? I, I don't understand, e poi dopo se mai stira, ma prima stende. Non si possono fare queste domande Cioè, è un po' come eh, I più geniali In tutti i gruppi paranormali Tutti, tutti I più geniali Sono quelli dove il gatto O il cane O il bambino piccolo in alcuni casi Si fissano a guardare un punto O qualcosa Loro cosa fanno? Li filmano ma filmano il cane invece che filmare dove il cane sta guardando, perché pre presumibilmente, se guarda là, è là che c'è qualcosa. Loro filmano il cane che sta guardando. E poi ti dicono: Hai idea di cosa stia vedendo il cane? Che cacchio ne so, stai filmando il cane. Se filmavi dove il cane guardava, magari un'idea me la potevo pure fare. Ma che il cane guarda mi fidavo, eh, che il cane guardava non c'era bisogno che lo filmavi mentre guardava. Cioè, dovevi filmare dove sta guardando, non è er cane. E eh, io non lo so, ma la gente a volte veramente gli si incepano le rotelle, e, e poi un pelo di, di, di sarchionica. <ride> Come si dice? Te viene. <ride> <ride> che ho capito mai la gioia <ride> non sai quanto oggi mi ha aiutato a non sclerare con i colleghi chiamami sveva Home: anzi no alla Will Smith Usa. io ogni tanto lo faccio soprattutto quando mio figlio mi esaurisce parlando eh, che a un certo punto lo guardo con gli occhi sgranati e gli faccio ussa perché non lo sopporto più <ride> gioia denada denada. <ride> Come si può capire chi è la nostra guida? In realtà noi abbiamo tra le 5 e le 7 guide a seconda dei casi. Ci sono alcuni metodi per chiedere alle nostre guide di farsi vedere o notare, ma lo faranno solo nel caso in cui tu sia pronta a conoscerle e soprattutto non ti spaventi a conoscerle però le tecniche in una live dove ora sto anche chiudendo non si possono stare a spiegare l'ho spiegati sul mio canale youtube su un video che si intitola vuoi conoscere le tue guide e lì spiego alcune tecniche per poter chiedere alle guide di farsi notare, vedere, sentire preferisco stare con le pezze al culo piuttosto che con un rompiballe del Kaiser hai capito tutto della vita credi c'è il video per vedere chi è la nostra guida. Sì, Rita, eh, vuoi vedere le tue guide? Si chiama perché in realtà sono di più le guide, non è una sola. Comunque, sì, sul canale YouTube mio che si chiama come me. Non ho messo nomi stratosferici o alieni. Sveva Molinaro Scrittrice perché così era più semplice. <ride> che se ci metto un altro nome poi non trovo manco il mio canale perché me lo scordo. Lei, ma è normale che il palo santo si spenga velocemente? Sì, è proprio la, la, la questione del palo santo. Qualcuno mi dice che perché erano molte le energie negative? No, assolutamente. <ride> è proprio il palo santo, anzi, di solito il palo santo è quello vero è proprio quello che si spegne di continuo. Io quando lo passo mi accendo una candela, così di volta in volta lo continuo a riaccendere con la candela. Mio padre, che mi parla attraverso messaggi, si sovrappone alla gente per salutarmi. Mi chiede energie facendomi ordinare cibo in pasticceria pure per lui. <ride> è un defunto figo. <ride> Beh, tu sei già diversa perché hai tanti canali aperti. Hai tanti... È più facile per, per lui aggrapparsi a teste. È, è un po' come quelli che vengono a interagire con me, non ne usano quasi energie, ma perché io c'ho tutto aperto e quindi non ho problemi. A capirli, a sentirli, a vederli Dani infatti ti sento tranquilla stasera <ride> Tanto sonno purtroppo Vi do la buonanotte Ma tanto adesso finiamo Lily Anzi grazie per esserci stata Giovina tutto interessantissimo Grazie sempre per le tue risposte Gentilissima e disponibilissima Non ti tratteniamo più Vai a riposare A riuscire a dormire sicuro Speriamo almeno stanotte Ne posso più la tosse che mi sveglia No, Tesimo, vedi qualcuno intorno a me e il naso in primo piano. Ma infatti, ma io boh, ho visto cose sui social che voi umani non potete neanche immaginare. Questo amore sarà neanche io la tosse, non dormo da tre notti, pugnetto alla bro. <ride> mi dica Sveva e sve basta mi sto sentendo male <ride> ma è vero ti chiedono cosa c'è dove guarda il cane e il gatto e poi filmano il cane e il gatto ci credevo che c'avevi il cane non c'era bisogno di filmarlo io boh davvero a volte la mente umana non la comprendo <ride> Sì, è vero filmano sempre il cane <ride> non ho detto anch'io è impossibile non notarlo ma il resto, cioè dove il cane sta guardando, te lo devi immaginare a prescindere. Le mie guide saranno perennemente al bar, altrimenti non si spiega. Lucilla, ciao, buonasera. Buonasera, Salvatore. Ho letto che con la magia si può far parlare una persona mentre dorme. È realtà fantasia o superstizione? Ma in realtà, mica solo con la magia. È una questione psicologica. Quando sei sicuro che la persona che sta dormendo sia entrata in fase REM e quindi sia passata almeno un'ora e mezza, due ore da quando si è addormentata ed è sprofondata nel sogno, nel sonno pesante, se tu gli fai delle domande vicino all'orecchio, ti risponde praticamente. Non c'è bisogno di scomodare la magia, è psicologia spicciola. Io lo facevo anche senza magia. Infatti <ride> è quello che stavo dicendo, Gabri. Grazie dell'idea della candela per il palosal. Non è che stasera ci mettiamo otto cuscini per dormire e ci riposiamo. <ride> Dormirò seduta come i somari. Perché se me sdraio è finita ragazzuoli davvero sono le 23.20 tra l'altro io la registro sta live che poi la devo caricare anche sul canale youtube e se sforo troppo sto già a 8 giga e er rotti di roba non mi sale più non mi si carica buonanotte andrei bellissima live bellissime le domande estremamente interessanti bravi mi state studiando non vi boccio tranne la gabri ma lei è un caso a parte a lei la boccio a prescindere <ride> Notte, Deborah. Buonanotte, Cettina. Buonanotte a tutti, ragazzi. Notte, Lucia. Ci si vede. Per chi vuole, lunedì. O la live sul canale YouTube. Buonanotte a tutti. Sono passati 23 minuti. Lo sapevo che sbucava la Dani. Vai a lavorare, stai brava. Okay. Buonanotte, Paola. Buonanotte, Federica. Allora, belle donne. Buonanotte. Grazie perché mi ami <ride> sei sempre nei miei pensieri tra una bocciatura e l'altra un po come la Dani <ride> buonanotte Maralina eh, buonanotte Lucilla buonanotte ultima postilla dicevo lunedì c'è la live sul mio canale YouTube come tutti i lunedì sempre alle 21 ma a lunedì c'è la tematica in questa tematica qua parliamo di sessualità nei rituali nella magia e per quanto riguarda la spiritualità sessuale mentre invece qua sul gruppone tutti i venerdì a tema libero come stasera si parla del più e del meno e ci si chiarisce <ride> sulle domande e le tematiche come si vuole detto questo rinnovo i saluti vado a prendere l'antibiotico che è quasi l'ora e poi tento di dormire Dormire sarà una parolona, ma c'è provo. Non si tromba più, mi serve sta live. <ride> ma non era una tira trombata. <ride> è bellissimo, posso massacrarti di cuori. Questa cosa è inquietante. <ride> a lunedì, Federica, buonanotte. Anna Maria, buonanotte. Buonanotte a tutti, è davvero. Grazie per esserci stati. Ciao. Anche il salciccia saluta. Potrei fare la nuova telenovela. Anche i salciccia dormono. Lui dorme. Io no. Da recitare stile morte contento.